Buonasera, buonasera e ben trovati a una nuova puntata di Udinese Tonight Estate. I più attenti, ma solo i più attenti, si saranno già accorti che io non sono Giorgia Bortolossi. Questa sera ci sarò io a tenervi compagnia. A Giorgia mandiamo un abbraccio, un grande saluto e poi ovviamente la ritroveremo nelle prossime puntate. Non per questo però sarà una puntata meno scoppiettante. Tanti gli argomenti che dovremo andare a toccare. Udinese, anche un discorsetto magari, perché no, su questa Italia eliminata dalla Svizzera, ma un Deulofeu che ha fatto un post in settimana spiegando insomma quella che è la sua situazione, un Gökhan İller che oggi ufficialmente, nonostante sia già in carica qui a Udine, smette di essere calciatore. Tanti discorsi di mercato e come sempre tanti ragionamenti da fare su una stagione che sta per cominciare, perché nei prossimi giorni i giocatori arriveranno a Udine per i primi test atletici, test fisici. E quindi insomma si può davvero dire che con la prossima settimana praticamente l'Udinese ripartirà, perché poi si inizierà già a fare sul serio col pre-raduno, poi il ritiro in Austria. Quindi insomma ci stiamo avvicinando, sarà una puntata di transizione che ci porterà alla vera nuova stagione 24-25 e quindi anche di mercato ovviamente parleremo per rispondere a quelle che sono tutte le vostre curiosità. Vado subito a presentare i miei ospiti di oggi che mi accompagnano in questa puntata. Elio Meroi, ciao Elio, benvenuto. Buonasera a tutti. Tiziano Zampieri, ben ritrovato, ciao Tiziano. Onorato di assistere alla tua prima. Grazie buonasera campioni, grazie amici miei. E allora ovviamente Stefano Pontoni, ciao Stefano. Non siete solo voi tre però, perché io ovviamente ho detto voglio fare le cose in grande. Allora vado a salutare anche il Poma che è al Ramandolo, se non erro, correggimi se sbaglio, e con te c'è un altro signore del calcio, Rino Busato, ciao Rino. Buonasera Alessandro, buonasera a tutto il fantastico studio, buonasera a TV12, a tutti i nostri telespettatori cuori bianconeri. Ebbene sì, siamo a Ramandolo con il grande signore del calcio Rino Busato, con un grande signore della ristorazione qui, il nostro Paolo, insieme a tutto il suo staff, insieme a Sonia che tra poco, eccolo qua, anzi no, tra poco, vieni qua in diretta per noi perché vogliamo fare un brindisi ufficiale per questa super puntata che ci vede un po' orfani di Giorgia, che noi salutiamo tantissimo. Quindi cara Giorgia, gusta di queste vacanze, ma sappiamo che sei connessa con noi perché Giorgia non ci lascia mai da soli. Intanto buonasera Rino. Ciao Alessandro 2, perché Alessandro 1 è qua con me, Alessandro 2 è in studio. Poi saluto tutto lo studio, il mio amico Tiziano, e stasera grandissima serata. Tu ti aspettavi Marco Taviano, ma non c'è Taviano perché ci sono altri due grandi ospiti che saluto tantissimo. Paolo, cosa vuoi dire prima dell'inizio di questa puntatona? Beh, intanto saluto tutto il pubblico e tutto lo studio e vi auguro una buona puntata, spero che sia entusiasmante come al solito. Sarà sicuramente entusiasmante, siamo già collegati con Portogallo e Slovenia per seguire questa super partita. Insomma, caro Alessandro, gli facciamo un in bocca al lupo per questa super puntata, crepi il lupo, sarà una puntata veramente incredibile. Quindi a voi studi e sempre solo forza Udinese, cincin ragazzi, cincin. Non so voi, io il Poma lo vedo già carichissimo, esatto. Già carichissimo, il Poma e i suoi ospiti. Ha detto bene il nostro Poma, c'è già Portogallo-Slovenia che si sta giocando, insomma è appena cominciata. Ha vinto la Francia qualche, insomma, un'oretta fa, all'ultimo, una delle ultime azioni, tra l'altro con un autogol, record per un europeo, tutti questi autogol, partite però un po' bruttine, no? Possiamo dirlo. Sì, non è stato un gran finora. Non è stato di sicuro per noi non lo è stato. No, per noi purtroppo è stato veramente un caporetto, perché peggio di così non poteva essere. D'altronde le aspettative erano poche, perché con la squadra che ci siamo presentati ormai campioni di un certo livello non ce n'è più, e di conseguenza siamo arrivati lì, ci è andata bene che siamo arrivati fino a quel punto lì. Potevamo anche salutare prima il viaggio in Germania, invece un po' però noi dopo quel gol di Zaccagni penso sperassimo fosse uscita la scintilla, no? Sì, speravamo in una scintilla, però abbiamo avuto purtroppo la conferma con la Svizzera, che sicuramente è una buona squadra, però non è comunque paragonabile appunto a una Francia, a un'Inghilterra, a una Spagna. E ricordiamoci che con la Spagna solo il buon Donnarumma e il risultato striminzito ci aveva fatto pensare comunque di poter essere all'altezza. In realtà la Spagna ci aveva messo già di fronte proprio all'evidenza che noi in questo europeo praticamente non avremmo potuto fare se non le comparse. È chiaro che si aprirà sicuramente un dibattito in generale in un europeo che però vede grandi prove di costruzioni dal basso, ma poi stringendo poi gran poche occasioni da rete, ed ecco che effettivamente il dato
che hai espresso, quindi quello delle autoreti, diventa un dato determinante, perché effettivamente si stanno vedendo anche pochi gol, ma si stanno vedendo anche poche giocate. Io vedo giocatori un po' anche fisicamente sottotono, sì, probabilmente sì, anche vero. Quello. Tu invece te l'aspettavi subito l'uscita così con la Svizzera? Speravo di no, però siamo, diciamo, una generazione di passaggio, perché in questo momento all'Italia mancano i giocatori di personalità soprattutto. Noi abbiamo visto in 3 partite nessuno che si assumeva proprio l'incarico, il peso di trascinare la nazionale, Donnarumma a parte, senza poi trovare nemmeno dalla panchina la squadra giusta. Abbiamo cambiato 1000 moduli senza avere mai un'identità. Io credo che la squadra, l'Italia adesso debba concentrarsi con la generazione che sta arrivando, che comunque sotto noi con le formazioni giovanili siamo sempre in fondo alle competizioni, e ci sono tanti giovani, tra cui il nostro Pafundi, che insomma spingono. Io credo che siamo in quel periodo di transizione tra quello che è stato è quello che dovrà essere. E speriamo che sia così, perché poi spesso siamo andati avanti nelle competizioni giovanili e poi chi vince quelle categorie, quelle competizioni là, mondiale under 20, under 19, europeo under 17, poi fa fatica ad emergere. È un ragionamento che si dovrà fare per il bene del calcio italiano. Però adesso ne parliamo di Udinese, che ci piace un po' di più. Dopo torneremo ad aprire una pagina sulla nazionale, anche perché abbiamo un video da mostrarvi molto divertente. Io vi andrei a mostrare questa grafica, la grafica sugli allenatori, perché ormai ci siamo. Noi li abbiamo messi tutti verdi, nonostante insomma magari un paio di ufficialità debbano ancora arrivare, però insomma questo è il nuovo punto allenatori. Tanti sono quelli che sono delle autentiche novità, perché ben 13 su 20 sono allenatori o novità per la Serie A, penso proprio a Costa Runjanič, o sono dei ritorni, vedi Fonseca del Milan e Conte del Napoli, altri invece c'erano già l'anno scorso, hanno soltanto cambiato panchina, per esempio Di Francesco, che dal Frosinone si è a casa al Venezia. Ci sono 7 conferme, Gasperini, Fabregas e Roberts, che sono anche loro una novità per la Serie A, ma erano già sulla panchina del Como l'anno scorso, come per esempio Pecchia, che era già su quella del Parma. C'è la conferma di De Rossi, la conferma di Gilardino e la conferma, per esempio, ovviamente anche di Inzaghi. Tanti cambi. Cosa significa, vi chiedo questo, e qual è anche quello che a questo punto vi stuzzica di più? Chi vuole partire? Partiamo sempre sinceramente, da qua. Sinceramente, sì, ok, tanti allenatori, però tante volte non sono gli allenatori il problema delle squadre. Secondo me sono le squadre che ultimamente, soprattutto le squadre di una certa fascia, non sono delle squadre, diciamo, attrezzate in un certo modo. E forse cambiare allenatore è la cosa che magari aiuta, almeno sul momento, a risolvere il problema. Però tanti allenatori, io non so cosa nuovi, cosa possono dare, perché senz'altro al primo impatto anche loro dovranno scontrarsi con una realtà nuova, e agli inizi penso che non tutti riusciranno a portare avanti un certo discorso. Eh beh, certo, ovviamente ci saranno le sorprese e le delusioni. Chi ti stuzzica di più? Ma in realtà ti dirò, non è che perché siamo qui effettivamente a Udinese, però dal punto di vista quello che mi della stuzzica curiosità di più, perché effettivamente non lo conosciamo, anche perché quindi quando non conosci chiaramente hai anche quella volontà di voler scoprire, no, un po' subito quelle che sono le caratteristiche, è proprio l'allenatore dell'Udinese, effettivamente. Sono curioso sicuramente anche di vedere la coppia Fabregas-Roberts, giusto? Sì, Roberts. Al Como, però qualcosina hanno già fatto vedere in Serie B, quindi diciamo è un qualcosa che già conosci, però in una categoria diversa, così come magari puoi dire la stessa cosa di un Vanoli, per dire. Nesta idem. Quindi ecco, la vera Nesta è un'altra, esatto, scommessa, perché comunque come risultati non è che avesse fatto grandissime, infatti, cose. Eppure ti dirò, io vedo tanti allenatori che in realtà gira e rigira, però quelli sono, no? Se pensiamo anche a un Cagliari che comunque va a pescare un Nicola, se pensiamo comunque a una Lazio che vede che Baroni ha fatto bene e va a prenderselo per cambiare così anche qualcosa dopo i 2 cambi di allenatore dell'anno scorso, il Vanoli stesso, ma il Di Francesco anche, che arriva da un'annata veramente sfortunata, e noi ne sappiamo qualcosa, però viene comunque pescato dal Venezia. Forse
un po' di paura nelle scelte, cosa che non ha avuto invece l'Udinese nell'andare a fare una scelta veramente diversa, inaspettata. Secondo me. Inaspettata. E per questo la mia curiosità si alza ed è effettivamente motivo per cui ti dico assolutamente il nostro costa, che mi ispira di più a livello proprio di curiosità. Stefano? Sì, a livello generale è ovvio che, come dicevamo, non ci sono, cioè gira e gira sono sempre quegli allenatori. Mi sorprende che Juric non abbia trovato una panchina di valore in Serie A e neanche Sarri abbia pensato, nessuna tra le squadre. Lui tra l'altro l'ha anche detto che ci è rimasto male. Sinceramente pensavo che una Fiorentina o un Milan potessero chiamarmi. Assolutamente, quindi sono rimasto più di qualche allenatore più blasonato a piedi. Tra quelli che diciamo cercavamo forse anche noi, più o meno si sono tutti accasati, in squadre comunque dello stesso cabotaggio. Ti dico, non mi convince affatto la scelta per esempio dell'Empoli di puntare su D'Aversa, mi sembra una scelta molto riduttiva, una scommessa, anche perché poi D'Aversa per il primo mese abbondante di campionato non potrà sedere in panchina per la squalifica. Appunto. Che si porta dietro con quella testata che diede non mi stuzzica neanche Fonseca al Milan, anche qua una scelta mi sembra molto parsimoniosa anche a livello economico. Quello che mi stuzzica di più è vedere se veramente Thiago Motta riuscirà a cambiare la Juve, una Juve che giocava molto male quest'anno, se riuscirà veramente a renderla competitiva a livello dell'Inter. Sul nostro Udinese, sì, noi facciamo una scelta di rottura, cioè una rottura col recente passato, ma proprio una scelta che può essere assolutamente positiva o assolutamente negativa, non lo sappiamo. Quindi io mi auguro che quello che ha detto Runeci in conferenza stampa, che ci ha dato veramente un bel imprinting, quella voglia, quella grinta, no? Anche quella un po', passami il termine, di cazzimma, un po' sfrontatezza, venga poi trasmessa in campo. Assolutamente. Io la stessa domanda sugli allenatori, su colui insomma che dal quale è più stuzzicato, la volevo fare anche al Poma e a Rino. Ragazzi, che nome mi tirate fuori tra questi 20? Chi vi piace di più? Infatti ci stavamo confrontando tra una fettina di soppressa e una di formaggio, ci stavamo confrontando su quello che avete detto fino adesso. Allora, per me è tutto chiaro, per me. Però Rino mi dice che avrebbe qualche obiezione da fare, su qualche allenatore, su qualche scelta. Obiezione no, diciamo che sono curioso di vedere innanzitutto Di Francesco, che a me come allenatore piace un casino, a vederlo in una piazza come quella di Venezia, che è una piazza particolare. So che si sta facendo anche uno staff importante, forse anche qualche amico mio potrebbe andare con lui. Addirittura, no, a qualche amico suo, attenzione, qualche amico suo, si ristringe, naturalmente. Io potrei fare la spia, ma non la faccio per da adesso. Padova però, attenzione. Da Padova, perché quindi andiamo. No, sono curioso di vederlo a Venezia, perché Venezia è una piazza veramente un po' particolare. E poi sono curioso di vedere Vanoli, che secondo me è un allenatore un po' per il futuro, a Torino, perché Torino anche lì è un'altra piazza molto, molto difficile, molto, sembra che Torino, no, vai a allenare una squadra di secondo livello, invece Torino ha storia. Invece sono curioso di una cosa, caro Rino, te lo dico, ma secondo me sei d'accordo con me, non so perché, ma sei d'accordo con me, di vedere Palladino a Firenze e Nesta nell'ex squadra di Palladino, proprio a Monza. Qua c'è tanta curiosità per me. Invece per me no, perché ancora devono dimostrare di essere gli allenatori che si dice in giro, perché sennò altrimenti qua, con questo discorso che alleniamo con il passato da giocatori, secondo me è il motivo per il quale, allora andiamo d'accordo, è il motivo, curioso, è il motivo per il quale adesso in questi giorni stiamo discutendo un po' di, perché siamo usciti dall'europeo, no? Potrebbe allora essere un azzardo. bisognerebbe cambiare qualcosetta. Palladino sicuramente ha dimostrato qualcosa, Nesta grandissimo giocatore, però in Serie A dobbiamo ancora vedere, perché insomma Serie B ha fatto bene ma non benissimo, ecco. Intanto Alessandro, qui a Ramandro ci sono tantissimi turisti stranieri che ci stanno seguendo, sono molto curiosi di questa diretta, amano l'Udinese, si è parlato anche di Oliver Bierhoff, perché comunque insomma Oliver Bierhoff per la Germania è sempre un grandissimo talento, no? E rimarrà per sempre un grandissimo talento. Però caro Alessandro, noi vogliamo tirarci via dopo, naturalmente quando tu lo vorrai, qualche sassolino dalle scarpe, ma non
parlando dell'Udinese, ma parlando della nazionale italiana, perché Rino è inferocito, vi dico solamente questo, è inferocito, quindi quando tu vorrai mi darai l'ok e lui partirà come un missile veramente sulla nazionale italiana e su tutto il sistema che c'è dietro. Ma Alessandro, inferocito perché sono un ex appartenente all'AIAC, associazione allenatori, ripeto, ho fatto 15 anni all'AIAC, quindi certe situazioni le conosco abbastanza bene. Allora, sentire parlare della nazionale in questi termini, no? Come si sta parlando in questi giorni qua, a me non piace. Però fermati qua, perché qua Alessandro ti darà il segnale, tu scatenerai l'inferno. Quindi a voi studio, noi intanto continuiamo con la soppressa di Fagagna e con il formaggio di Fagagna, perché qua non manca niente, e vino rigorosamente friulano. A voi studio, cincin. Va bene, cincin ragazzi, cincin virtuale, perché noi qua siamo seri, esatto, diciamo, noi che non è che ci presentiamo col bicchiere in diretta. Dopo torneremo da Rino, abbiamo uno spazio dedicato alla nazionale, avremo un collegamento insomma con un ospite che sta ovviamente anche guardando gli europei e di conseguenza ci porterà anche la sua opinione, e lì faremo scatenare il buon Rino, lì veramente lo libereremo e speriamo che insomma non si faccia male qualcuno, perché quando Rino si scatena. No, invece, visto che tra poco avremo Bibi Velluzzi della Gazzetta dello Sport, che adesso mi ha scritto, tra poco mi collego, sto finendo un paio di lavori. Io però un tema in realtà che vado a rubare da un messaggio da casa, perché anticipiamo che dopo c'è anche un giochino che abbiamo fatto con voi e con delle vostre idee per la prossima stagione. Però da casa ci scrive Fabrizio, visto che Pereira tendenzialmente ormai con oggi non è più un giocatore dell'Udinese, e io dubito che ci sia il diremolla della scorsa estate, a meno che poi Rugnaice non si impunti e lo chieda a gran voce, visto che Wallace, e ne parleremo poi precisamente di Wallace dopo, comunque era il vice capitano ed è andato via, chi potrebbe essere il nuovo capitano dell'Udinese? Chi potrebbe essere il nuovo leader dell'Udinese, Elio? Ma guarda, se rimane, io vedo Bigeol come il sostituto naturale in questa fase, perché questo è un giocatore che sta diventando sempre più importante e lo sta dimostrando anche a livello internazionale. Secondo me lui sarebbe forse la persona in questo momento che potrebbe appunto essere il nuovo capitano, sempre che poi il mercato è il mercato. E poi lo andremo a... Però tu dici che Jaka Bigeol, anche per l'esperienza che sta facendo con la sua Slovenia, ha acquisito quello status da leader, e anche perché Udine ormai è introdotto bene, insomma, e quando è mancato è stato gli vedi bene la fascia al braccio? Sì, vedo bene, perché vedo anche voi da casa, fateci sapere insomma secondo voi chi potrebbe essere, ovviamente al netto poi di tutte le evoluzioni di mercato che ci porteremo dietro da qua a fine agosto, chi potrebbe essere secondo voi il nuovo capitano dell'Udinese, perché poi alla fine è un discorso che si andrà a fare e non è un discorso banale. Assolutamente no, la penso anch'io come Elio. Grazie. E quindi penso che Bigeol sia il candidato, diciamo, naturale a prendere sul braccio questo gallone, che in realtà ha un'importanza oltre quello che è anche il simbolo, diciamo. L'abbiamo già visto l'anno scorso, Bigeol comunque spessissimo veniva anche a mostrare la faccia, e l'anno scorso, se pensi Ale, tante volte è venuto a mostrare la faccia in situazioni ampiamente negative o comunque negative. E la personalità in mezzo al campo, quella neanche la giudico perché è evidente a tutti, e in più se pensiamo anche al ruolo, che comunque il centrale di una difesa a tre, ma comunque il centrale, diciamo difensore centrale, è il ruolo, insomma, anche proprio per sei in mezzo al campo, ma hai un ruolo da leader quasi naturale, no? Pensiamo ai Baresi, pensiamo appunto a Iniesta che si parlava, ai Maldini, a tutta questi giocatori che hanno impersonato proprio un ruolo e che la fascia gli calzava proprio a pennello. Sei nel cuore dell'azione, spesso e volentieri sei chiamato anche tu a difendere, e quindi sei magari in quelle situazioni in cui, se c'è da fare, diciamo, due chiacchiere con l'arbitro, insomma, sei la persona proprio più predisposta. Sappiamo che Bigeol parla benissimo l'italiano, capisce benissimo l'italiano, quindi anche nel dialogare con l'arbitro, insomma, c'è bisogno che ci sia questa conoscenza, evidentemente. E quindi già do per scontato che all'interno dello spogliatoio è sicuramente già oggi
uno di quei leader, uno di quegli esempi da seguire, me l'ha dimostrato insomma sul campo, e quindi certo, direi che non ci sono dubbi insomma, ecco. Tu componi, completi anche tu la triade con lo stesso nome? Sì, ma voglio, dato che oggi è il 1° luglio, sì, dato che è lecito sognare, sì, ti dico, no? Se dovesse arrivare, se dovesse accadere non perché non, cioè tutto corretto e sono pienamente d'accordo con quello che hanno detto i miei compagni, ma se posso sognare per la leadership, per il carisma, per quello che rappresenta, io la darei, se dovesse arrivare la darei a quel signore là. Che non abbiamo ancora nominato, no, quindi però, ovviamente nessuno avrà capito di chi stiamo parlando. Magari un'azienda agricola in zona. Sì, magari non è neanche altissimo, magari, sudamericano, no. Insomma. Rino, da oggi libero. Da oggi ufficialmente libero, non più sotto contratto con l'Inter. Rino, concludo il giro perché anche da te volevo sapere, insomma, chi potrebbe essere l'uomo, insomma, da onorare con la fascia di capitano per la stagione 24-25. E poi apriremo il discorso mercato perché da qua mi hai servito un assist importante, Stefano. Rino, a te. Allora Ale, se dovesse rimanere Biol, deve prendere la fascia Biol, perché il giocatore vero che ha l'Udinese in questo momento qua, in tutti i sensi. Per quanto riguarda, ho sentito adesso, perché qua si sente non benissimo, ma insomma mi pare di aver sentito che se dovesse arrivare uno che non facciamo il nome, lì in studio c'è qualcuno che gli vorrebbe dare la fascia? Assolutamente no. Ma gli do cinello, tutto. Chiamato il Nino quella volta. Assolutamente no. Se dovesse rimanere Biol, la fascia va a lui, perché ripeto, è il vero giocatore, il vero leader che ha l'Udinese e che può ripartire. Insomma, no, noi allenatori lo sappiamo benissimo. Quando hai giocatori di quel calibro lì, ma di quell'intelligenza sia calcistica che anche intelligenza quella normale, diciamo, di persona, non si può non dare la fascia a uno così. Poi bisogna vedere se rimane, perché insomma questo è veramente forte. Mentre non vuole dirlo adesso davanti alle telecamere perché si vergogna, perché prima mi ha detto boh, ma anche a te darei una fascia, quella contenitiva, però sì. Cioè, praticamente vorrebbe darmi una bella pancera, vorrebbe darmi. Però io l'accetto volentieri perché non sono permaloso. Bravi, non ragazzi. È vero, eh? Allora no, adesso posso aggiungere certo, una cosa? Certo, io. Ecco, secondo me quel giocatore lì, siccome quello che è mancato in questi ultimi anni in questa squadra, ci sono mancati quei 3-4 giocatori che nello spogliatoio portassero avanti un certo discorso, avessero un certo peso. Ecco, questo giocatore secondo me sarebbe fondamentale. Cioè il fatto di perderlo sarebbe una grande perdita. Allora, questo va un pochino anche con i messaggi che ci arrivano da casa a inserire il discorso mercato in attesa, come detto, di Bibi Velluzzi, che magari ci potrebbe dare qualche indicazione in più. Da casa ci scrivono, per esempio, Sandro, Claudio e anche altri tifosi. Pereira comunque finisce il contratto e abbiamo detto, vedremo come andrà. Wallace ufficiale al Cruzeiro. Si parla di Perez piuttosto che di Biol, si parla di Silvestri, cioè siete preoccupati da una serie di giocatori come anche l'estate scorsa, perché tanti parlavano di un Becao e magari si dimenticava un Arslan, no? Di elementi di esperienza che lasciano l'Udinese, perché poi il messaggio che ci scriveva per esempio anche Claudio è: Runjic può essere assolutamente additata come la miglior scommessa o quella che incuriosisce di più, poi però in campo lui non ci va, e se è sempre quel discorso lì, no, dipende che campagna acquisti verrà fatta. Non solo giovani di belle speranze chiedono i tifosi, ma anche qualche elemento già pronto. Ecco, in quest'ottica, guarda, da queste prime settimane, che cosa sta facendo l'Udinese? Senz'altro sta facendo qualcosa di segreto e senz'altro non si farà trovare impreparata. Quello che noi abbiamo visto negli anni, che sono passati un sacco di giocatori arrivati da sconosciuti qui, che poi sono stati fondamentali. Parliamo di qualche anno fa, Udoge, poi c'è sulla fascia, Udoge è venuto dal Verona che non giocava, ed è stato un grandissimo giocatore. Molina, è arrivato Molina, chi era Molina? Sì, non è che fosse stato un gran giocatore. Allora io dico una cosa, mettiamoci nelle mani della società e speriamo che quest'anno le cose gli vadano bene, perché
Se andiamo a vedere giocatori dell'Udinese quest'anno, nonostante il campionato sia stato come è stato, richieste ci sono dei giocatori. Cosa vuol dire questo? Significa questo? Vuol dire che probabilmente non sono riusciti ad esprimere il meglio, forse anche magari anche gli allenatori possono aver avuto qualche colpa in queste situazioni. Però il fatto che chi se ne intende viene a cercarli qui, probabilmente vuol dire che c'è anche della qualità, che tutto non ha sbagliato la società nel... No, ma la penso come te, ti dico anche di più, è nel contesto che si viene a creare, no? Che poi le individualità spiccano chiaramente. E il fatto che nonostante quest'anno appunto il contesto sia stato mediocre, sì, no? Perché poi alla fine raggiungere la salvezza così vuol dire che insomma non hai fatto quello che magari ti eri proposto anche dall'inizio e tutto, è comunque a vantaggio del fatto che determinate scelte di mercato, perché oggi stiamo parlando di mercato, certo, poi quello che sarà il fare del campionato, quello dirà altre cose magari anche, o confermerà quello che di buono è stato fatto sul mercato. Ti dice comunque che l'Udinese, da questo punto di vista, come sempre, fa un mercato che è da prendere come esempio, comunque, perché magari non può azzeccare 10 innesti su 10, perché sarebbe veramente... cioè Nostradamus che azzecca poi tutto, voglio dire. Hai stagioni in cui ne azzecchi meno, come l'anno scorso, e stagioni in cui ne azzecchi di più. Quindi quello che, su cui ti devi basare quest'anno è ovviamente, secondo me, la crescita, perché tu hai parlato di senatori che se ne vanno, è vero, Wallace. Però non mi sembri molto preoccupato. Pereira, no, io no, personalmente, ma non lo ero neanche l'anno scorso. Poi però è chiaro che il campionato ti ha detto che invece avresti dovuto qualcosa, che avrei dovuto essere preoccupato. Però di ragionamento seguo un ragionamento, allenatore che è una rottura, tra virgolette, rispetto a quello che è il passato. Certo. Se già pensiamo all'anno scorso, Sottil di questi tempi, qualche perplessità forse già iniziava a paventarla, iniziava a dire le prime partite, quest'anno forse se ci salviamo all'ultima può essere una cosa buona, no? Ecco. Quindi tu avevi già percepito un inizio non proprio perfetto. Quella percezione. È chiaro che è tutto subordinato a che cosa? Alla crescita che devono fare determinati giocatori quest'anno, perché Lovric deve pensare che diventi un giocatore determinante, Paiero deve diventare un giocatore determinante, parlo di quelli che oggi magari non so neanche se rimangono o meno, ma ti faccio dei nomi che devono chiaramente crescere. Certo. Lorenzo Luca deve fare un certo tipo di campionato. Ecco. Sugli esterni, magari poi possiamo aprire un po' un dibattito su quello. Il dibattito sul centrocampo e sugli esterni lo teniamo idea. Per dopo. Esatto, lo magari così. Per dopo. Però è sempre il fulcro centrale. Okoye quest'anno deve diventare quel giocatore anche che ti dà una sicurezza. Certo. L'anno scorso ti ha fatto vedere delle cose, ha fatto vedere anche delle insicurezze. È chiaro che ti devi basare su queste crescite. Certo. Penso a un Christensen che si è fatto comunque già un campionato intero praticamente da titolare. È chiaro che lì allora devi vedere che l'asticella si alza, e se tu fai alzare l'asticella a questi giocatori, ecco che anche chi si inserisce magari allora può avere, ricordiamoci sempre, esempi come Molina, De Paul, Udoge, per dire De Paul al terzo anno è diventato De Paul, ecco, per dire, faccio un esempio che insomma è, penso, quello ancora più calzante. Difatti non ho ancora parlato di Samardžić, perché al netto che rimane o non rimane, ma secondo me, ma non voglio spoilerare niente, è quel giocatore che può fare ancora di più un salto di qualità. Stefano? Sì, non sei preoccupato neanche tu? No, allora, il mercato è lungo, inizia solo oggi, abbiamo visto che l'anno scorso tre giocatori poi determinati sono arrivati l'ultimo giorno di mercato, Paiero, Christensen e Davis, quindi il mercato chiude fra due mesi e c'è ancora una stagione da portare a termine, perché c'è l'Europeo, c'è la Coppa America ed è tutto rallentato. E quindi ti dico, sono convinto che giocatori che non hanno più la motivazione e la voglia di restare non servono. Wallace è stato per anni un perno, è stato un grande recuperatore di palloni, forse qualcuno di noi non lo ha capito abbastanza, perché è stato veramente importante per il giocatore, però se non vuole più restare, voleva andare via fortemente, è giusto che vada, meglio che vada che tenere un giocatore scontento. Stesso discorso lo faccio anche per Perez, ha voglia di cambiare area, lo manifesta già da mesi, se arriva l'offerta giusta cosa facciamo? È inutile tenere giocatori scontenti, l'Udinese non lo ha mai fatto nella sua lunga carriera.
Non mi preoccupa neanche la chiusura del contratto con Tucu. Tucu è una persona che insomma conosciamo tutti e sappiamo l'uomo che è, certo. Tutto, però forse siamo arrivati veramente alla fine della storia di Pereira Udine. Non sono come te, non sono convinto che continueremo il tira e molla della passata stagione. Scelta di rottura, sì, però adesso servono anche quei giocatori, sì, che Runic vuole, perché Runic ha detto: mi serve un centrocampista in grado di dettare i tempi, mi serve un certo tipo di giocatore su a tre quarti. Io credo che non mi preoccupano le uscite, però vediamo, attendo adesso l'entrata. Certo. Vado a salutare Bibi Velluzzi che si è collegato con noi tra un istante. Ciao Bibi, tra un istante saremo buonasera da te. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Ciao, tra un istante saremo da te. Prima vado dal Poma perché vedo che l'ho fatto aspettare qualche minuto perché giustamente dovevamo finire, ecco, i nostri ragionamenti. Allora. Ma chi c'è con te? Vedevo dei curiosi, ma hanno avuto il coraggio di avvicinarsi? Esatto, perché tutti sapevano che si sarebbe collegato Bibi Velluzzi. Allora piano piano arrivano tutti gli amici, soprattutto quelli che arrivano dalla Germania, come ho detto prima. Tu chi sei? What's your name? Mi chiamo Wolfgang. Da dove arrivi? Germany. Chi è il tuo calciatore preferito? Oliver Bierhoff. Oliver Bierhoff, allora sempre solo forza! Forza Udinese! Forza Udinese! Avete capito, perché l'Udinese è un club internazionale, lo vogliamo ripetere, tutti ci amano, viva l'Italia, viva Bibi Velluzzi. Adesso diamo la parola a lui. Caro Bibi, noi ti ringraziamo per la tua espressione, perché quando scrivi sulla rosa, perché a me piace chiamarla rosa, tu ci fai veramente innamorare e le copie volano, si vendono. Anche, anche in Germania. Anche in Germania conoscono Bibi Velluzzi, per i suoi gossip soprattutto, per i suoi gossip, una roba pazzesca. Bibi, sei veramente pazzesco, a voi studio. Bene, bene, Bibi, prenditela questa sviolinata del Poma, la metti lì vicino a te, tanto parte l'applauso a Ramandolo, va bene. Bibi, dove sei? Dove ti ho pescato? Dove ti trovi? No, semplicemente in redazione a Milano. Lo sapevo. Dove ovviamente, insomma, in queste ore si lavora, insomma, per portare a compimento il giornale, e quindi ci si diverte, insomma, un po' meno che col Poma, che al Ramandolo col Poma, però la prendiamo col sorriso anche noi. Brava, esatto, è passato da Bob Sinclair al Ramandolo, insomma, è stato un weekend, insomma, un po' più divertente per lui, con Bob Sinclair e Paolo Lorenzi, insomma, e la serata al Charlie, insomma. No, bene, c'era anche Balotelli da quelle parti. Esatto, bravo. Che girava, insomma. Esatto, è diventato virale, poi per qualche caduta, insomma, di troppo, poi insomma lui si è anche sfogato sui social, ha detto: sono solo scivolato. È scivolato. Lignano Super Mario. Scivoloso. Lignano si sa che è scivolosa, soprattutto dopo una certa ora. Esatto. Bibi, visto che diceva il Poma, no, che insomma per il gossip tu sei importante, io però voglio un gossip di mercato, voglio i gossip di mercato. Adesso, scherzi a parte, ti ho chiamato qui per capire se tu anche hai sentito qualche voce nuova, diversa dalle nostre. Parto da un giocatore, parto da Lorenzo Lucca, e volevo chiederti cosa si sta muovendo, perché l'Udinese l'ha riscattato e nei piani della società bianconera ovviamente è lui il titolare, anche perché poi ha speso dei soldi, ha investito una cifra, e Lucca non è ancora arrivato al top, e sappiamo che l'Udinese vende quando arriva l'offerta giusta che rispecchia il valore del giocatore. Ad oggi tu come lo vedi Lorenzo Lucca? Quanto è reale questa voglia di averlo da parte della Fiorentina, per dirne una? Ma la Fiorentina cerca un attaccante e non vuole svenarsi, quindi il profilo di Lucca può essere un profilo importante, deve anche cedere in Zola, quindi bisogna vedere anche quanto ricaverà dalla cessione di Zola. Però io credo sia ancora molto presto. L'Udinese al momento vuole tenerlo, lo darà in caso di offerta irrinunciabile, anche perché il pacchetto degli attaccanti rischia di essere importante. C'è comunque c'è Davis, c'è Sassès, c'è Toven, c'è i nuovi arrivi soprattutto previsti da valutare, quelli di Pizarro e probabilmente di Bravo, di cui si dice benissimo, e c'è anche l'ipotesi Matheus Martins, che è comunque un giocatore che nel binomio Udinese-Watford è di proprietà dell'Udinese, se non erro. Quindi bisogna vedere un po' che succede, e c'è tempo, c'è ancora molto tempo, bisogna far finire l'europeo,
Quindi oggi l'unica voce reale che si registra è quella di un interessamento di parecchi club per il portiere Silvestri, che è in uscita dall'Udinese, ma è un ottimo portiere, merita un rilancio importante, perché poi forse era stato messo da parte con troppa fretta, ma poi ormai insomma a 33 anni, diciamo che la sua storia in Friuli si è chiusa, anche se lui aveva messo radice, aveva comprato casa e quindi ha fatto un investimento importante. Però c'è l'Empoli, ci sarebbe sullo sfondo anche il Cagliari, ma soprattutto si sarebbe inserito anche il Parma, che lo porterebbe peraltro vicinissimo a casa, perché lui è delle zone del Reggiano, quindi sarebbe un'opportunità ottima, forse in questo momento la migliore per Marco. Augurando ovviamente a Silvestri di recuperare il prima possibile dall'infortunio, e posso dire che egoisticamente io me lo tengo volentieri, Marco Silvestri. Bibi, sì. Chiedono tutti una cosa. Però l'Udinese guarda sempre anche al futuro. No, ma certo. È Okoye ormai il designato. Essendosi messe le cose non nel migliore dei modi, anche nei rapporti, io credo sia giusto farlo andare. Chiaro che me lo tengo perché è molto forte, cioè avere due portieri come Okoye e Silvestri è una garanzia, però bisogna anche dargli l'opportunità a quell'età, se non lo utilizzi da primo e se ha più opportunità, più possibilità per andare a fare il primo in Serie A, cosa che può assolutamente ancora benissimo fare, è giusto darglielo. In questo momento credo si valutino più le possibilità di uscita, c'è quella di Samard Szkolfenerba, c'è quella di Bijol, che è un giocatore che secondo me ha meno di 20 milioni, se sento le cifre, per altri difensori non si può dare, cioè in questo momento sta giocando contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e ha fatto veramente un europeo di alto livello. Io credo che Bisol, ma siano pochi, forse 20, se le cifre degli altri difensori sono quelle che sento. Quindi l'Udinese da queste cessioni, se arrivano, può fare un gran tesoretto. C'è anche Perez in ballo, c'è già stata quella, sostanzialmente quella di Wallace, e quindi la priorità dell'Udinese è trovare un uomo in mezzo per sostituire Wallace. Questa è la priorità assoluta, e per un ruolo come quello io proverei anche un pochino ogni tanto a guardare a giocatori che la Serie A l'hanno già fatta, perché se no Runjic si trova già da straniero con una situazione di tanti giocatori, perché ne arriveranno comunque, che la Serie A non la conoscono. E in questo caso io credo che l'Udinese debba provare a guardare anche un minimo a giocatori che Tesman potrebbe essere uno di quei profili, visto che l'Udinese sembrerebbe intenzionata a cederlo, e che la Venezia sarebbe intenzionata a cederlo, però ripeto, è ancora molto molto presto per vedere. L'Udinese ha questa idea di non voler mai guardare la Serie A, perché dice che sono molto pochi i giocatori che dalla Serie A si possono prendere e che soprattutto poi vanno a costare delle cifre molto importanti. Però in questo caso, su un ruolo delicato come quello, io credo che fare una scommessa sia più difficile. Sì, ci sta. Questo è un tema assolutamente da considerare. In rosa c'è Sarraga, che sembra piaccia particolarmente a Runia. C'è anche, se per esempio Gianluca ci scrive che adesso che è andato via Wallace, lui non vede, per esempio, ci dice Sarraga, non so se ha il passo per fare proprio il titolare fisso. Mi piacerebbe, esattamente come diceva il nostro Bibi Velluzzi, avere un giocatore di esperienza che possa far girare la squadra. Lui fa nomi, insomma, tipo David Pizarro o Valem, che non li trovi tutti i giorni. Però il concetto che esprimeva anche Bibi Velluzzi, perdi un giocatore chiave, sarebbe il caso di rimettere lì un altro giocatore importante. Bibi, prima di lasciarti andare, ti rompo le scatole ancora un attimo, ma quindi lo stesso Danke, anche un giocatore svincolato, è un giocatore di garra, ti può servire, no? Dipende come giochi, perché se giochi con doppio mediano. E quindi dico, come cambio, un giocatore come Duncan, che ha esperienza, un altro anno può servire in rosa, nel mischione lo puoi buttare dentro. Mi stavi dicendo per un'altra volta?
Sì, ti stavo chiedendo, oltre Duncan è tra l'altro un bel nome, la Fiorentina nelle ultime ore ha salutato Bonaventura, Castrovilli e Duncan, quindi insomma per capire che non è solo l'Udinese che perde pezzi. Prenderei Bonaventura. Anch'io. Però a proposito di esperienza, no? Ecco, sì. uno che ne ha. Bibi, dicevo, prima di salutarti, io volevo però chiederti Alexis Sanchez. E te lo dico perché? Perché in molti hanno visto la situazione di Deulofeu, anzi io chiederei al nostro Giancarlo Celant se si riuscisse proprio a mostrare esattamente il post fatto dall'Udinese Calcio e Gerard Deulofeu, che è questo qui, no? Hanno praticamente spiegato con un post fatto insieme che per la prima parte di stagione Deulofeu non farà, scusate il gioco di parole, parte dell'Udinese, della squadra dell'Udinese. Questo perché lui stesso aveva spiegato i miglioramenti che stava facendo, era tornato a correre, è tornato a correre, vuole concentrarsi al 100% per provare a tornare. Sappiamo che insomma in questi mesi si è detto di tutto, lui stesso ha detto devo anche pensare a un mio futuro in cui magari non tornerò a giocare, ecco, al di là del calcio. E in molti hanno detto se si fa un accordo di questo tipo, economico, tecnico, ovvero intanto non è un addio, lo precisiamo, non è assolutamente un addio perché anche Deulofeu ha scritto io poi quando sarò pronto tornerò con i miei tifosi, con la mia maglia bianconera che ormai è tatuata veramente sulla pelle di Gerard, però Bibi, in molti hanno detto vuoi vedere che questa potrebbe anche essere una mossa per racimolare il gruzzoletto per provare a fare un'offerta per Alexis Sanchez, è fantamercato? Oggi qualche giornale diceva che Sanchez preferirebbe fare le coppe, però noi sappiamo che invece qua ha un po' lasciato il cuore ovviamente e insomma potrebbe anche accettare. Secondo te è fantamercato? Al momento credo di sì, perché ritengo vera per come è fatto Sanchez in Cile, lo conosco abbastanza bene e quando ho parlato con i cileni sono stato a marzo e a Parma quando c'era l'amichevole Albania-Cile. E mi è stato spiegato proprio questo, cioè Sanchez ha un'idea di giocare sempre in grandi club, e tant'è vero che poi era andato mi pare a Marsiglia, insomma, e quindi la sua idea, ma proprio la sua idea di base è quella. E quindi per quanto ci sia un romanticismo, un sentimentalismo, abbia i vigneti, abbia fatto questa operazione, questo investimento enologico in Friuli, nel Coglio, lui credo si senta ancora un giocatore importante che vuol essere in un club importante di quel livello, quindi ritengo assolutamente veritiera, perché comunque la fonte cilena la ritengo molto attendibile e Sanchez poi è un tipo che non si apre particolarmente, non parla molto e quindi non è facile sapere cosa c'è nella sua testa, però questa idea di base lui ce l'ha assolutamente ed è rispettabile, insomma si sente ancora un grandissimo giocatore e lui vuol continuare a giocare in grandi club, poi se l'offerta non arriva magari può anche prendere in considerazione, non che l'Udinese non lo sia, è stato il suo trampolino di lancio e ama l'Udinese, però la sua filosofia di base è quella di stare in un club che fa le coppe, che è un club europeo, l'Udinese in questo momento non le fa. Va bene, Bibi, qualche altro colpo anche non udinese che possiamo aspettarci in questi giorni, oppure le grandi trattative arriveranno post europei e post Coppa America? Assolutamente, post europei sarà lunga perché soldi ce ne sono pochi, quindi non è facile, ci sono le neopromosse che ovviamente devono attrezzarsi, ma attrezzandosi con pochissimi soldi, quindi io credo che vedremo ancora un campionato dove ci saranno alcune squadre che lottano e che appunto magari cercano di barcamenarsi sapendo che tre devono scendere ma che tre magari sono più scarse di te, e quindi questo mi sembra un po' il leitmotiv di questo inizio di mercato. Ci sono gli svincolati che devono sistemarsi, sono svincolati di alto livello e tra questi c'è anche Pereira che però, che io sappia, ha un'intenzione di restare in Italia, cioè probabilmente tenendo addirittura una base Udine, e poi perché vorrebbe stare qua. Quindi o è l'offerta davvero irrinunciabile, quella dei brasiliani, o credo che lui, anche la famiglia, la moglie, si trovino molto molto bene a Udine, e quindi non è da escludere di ritrovarselo
magari nel Triveneto. Chiaro che, come dicevano i colleghi in studio, la suggestione Bonaventura è il giocatore più, secondo me, più centrato da prendere, perché è un giocatore che può far fare un salto di qualità, che garantisce in certe partite di fare la differenza, però credo che il Monza possa in quel caso avere una freccia in più, cioè perché comunque è già stato al Milan, Galliani lo conosce, e è a casa a Milano, ha la moglie che ha lavorato a Milano, insomma ci sono nei giocatori tante dinamiche che influiscono, e quindi credo che Bonaventura sarà uno dei primi giocatori che riuscirà a casarsi. Poi per altri, come abbiamo visto, da Rabiot, Alessandro, lo stesso Spinazzola, sarà più difficile, perché poi quei giocatori vanno a cercare di monetizzare, invece Bonaventura è un ancora innamorato del pallone che sicuramente vuole un buon ingaggio, però comunque vuole giocare a calcio e ama giocare a calcio, quindi farlo tornando dalle parti di Milano non sarebbe sarebbe un'opportunità da tenere fortemente in considerazione. Queste sono le prime cose, poi gli altri sono chiaramente i movimenti degli attaccanti, i piccoli, Nzola, Pinamonti e tutti questi giocatori che Dira, che o retrocessi o in esubero, i cambiari, i cancellieri in determinati club devono trovare una collocazione, ma hanno comunque un prezzo per l'acquisto molto alto e un ingaggio che inizia a essere importante, quindi sono quelli su cui i procuratori stanno cercando di lavorare. Certo. Per arrivare a un miglioramento tecnico dell'assistito, ma anche a un aumento naturalmente dell'ingaggio, quindi tempi assolutamente lunghi. Bibi, grazie mille per essere stato in nostra compagnia, buon lavoro, non fare troppo tardi, mi raccomando, e niente, ci vediamo presto. Grazie a voi, grazie a tutti, saluti al Poma. Ecco, allora, con i saluti del Poma che gli riportiamo da parte di Bibi Velluzzi, vado dal Poma, vado da Rino a chiedergli insomma un commento. Ha detto tante cose Bibi Velluzzi: l'Udinese deve prendere un centrocampista esperto, Sanchez più no che sì. Cosa vi tenete di quello che ha detto Bibi? Allora, intanto diciamo questo: un grande saluto a Bibi Velluzzi, ha detto cose bellissime, e partiamo da questo presupposto, però, che la Coppa in Friuli è buona, ma non è come il salame nostrano, quindi preferiamo il salame nostrano. Quindi, caro Nino, se vuoi fare una Coppa, insomma, noi non ti diamo la Coppa, ma ti diamo salame nostrano di quello buono, anzi, soppressa nostrana. Comunque, sarebbe un bel ritorno se viene a Udine. Comunque, noi non ci dobbiamo illudere, naturalmente, rimaniamo con i piedi per terra, caro mio Rino, come giustamente parlavamo anche prima tra di noi. Poi, se insomma arriva Alexis, siamo tutti molto contenti. Sì, sì, siamo contenti, però io credo che l'Udinese abbia altre idee, nel senso che l'allenatore nuovo, ho chiesto qualche informazione in Polonia, no? Da qualche amico mio che era lì, ci sarà una sorpresa per noi italiani. Sarà una sorpresa perché ha delle idee nuove, idee diverse che noi da italiani non siamo preparati. Secondo me sarà una sorpresa. Detto questo, però, dopo anche il mercato, c'è un motivo per il quale ancora il mercato dell'Udinese è un po' fermo, perché probabilmente stanno seguendo un po' le indicazioni dell'allenatore, quindi magari io penso che non ci dovremmo aspettare i grossi nomi, ma qualche giocatore magari che arriverà qua così in sordina, ma che dopo diventerà un giocatore importante. Intanto finisce il primo tempo tra Portogallo e Slovenia, 0-0, brividi per la Slovenia perché stava per segnare all'ultimo secondo del secondo minuto di recupero proprio il Portogallo. Comunque, Carolino, riprendo un attimino scusa, Orsato si sta preparando per la finale, vero? Orsato si sta preparando per la finale, un'eccellenza del calcio italiano, sì, tra gli arbitri, anche se prima avevi aperto una parentesi sul sistema italiano, ma dopo la riprenderemo. Vabbè, quando dopo vediamo lo più Alessandro avanti. Però parlavamo un pochettino di calciomercato. Jack Bonaventura, secondo te potrebbe finire a Monza come ha detto il nostro amico Bibi, oppure chissà, punto di domanda. Allora, Bibi è informatissimo, e se Bibi ha detto che va a finire a Monza, probabilmente va a finire a Monza, ma anche perché so che ha degli interessi vicino a Milano, no? Quindi credo che alla fine
La cosa che è stata detta vera di Bonaventura, che è ancora uno di quei pochi giocatori che è veramente amante del calcio. Intanto voglio fare veramente un grandissimo in bocca al lupo per il suo futuro al nostro ex capitano, il Tucu Maxi Pereira, perché comunque è stato sempre un amante anche di questa trasmissione, magari ci sta vedendo in questo momento. Caro Maxi, comunque vada, sarà un successo, saluto te e a tutta la tua famiglia. So benissimo che ami il Friuli Venezia Giulia, quindi secondo me la base fissa la farà sempre qui. Poi insomma il destino chissà dove lo porterà, gli auguro sempre il meglio del meglio, perché comunque è stato sempre un grande campione, un grande capitano. Sì, buon Pereira comunque ha fatto la finale di Champions League con la mia Juventus, no? Quindi, io sapevo che quindi, non eri perfetto, eh? Quindi, come non ero perfetto? Pereira è stato un grandissimo giocatore. Eh sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Un grandissimo calciatore. Allora, e guarda, scusa, posso dirti? Nella salvezza, diciamo, dell'Udinese di quest'anno, lui è stato importante. È stata una pedina veramente. Anche se molto le importante. Ultime partite magari non c'era, però dentro lo spogliatoio ti garantisco che è stato importante. Assolutamente, e confermo questa cosa, quindi veramente in bocca al lupo caro Tucu per il tuo futuro, in bocca al lupo a te e a tutta la tua fantastica famiglia. Allora caro Alessandro, voglio fare un saluto a tutti gli amici di Mariano del Friuli che ci stanno seguendo in questo momento, in particolar modo Davide, Silvia e tutta la famiglia, poi tutte le persone che stanno continuando a mandare i messaggi a Rino su questa bontà che arriva da Fagagna, quindi saranno contenti anche gli amici di Fagagna, perché è tutto vero, stiamo mangiando formaggio di Fagagna e soppressa nostrana di Fagagna. Intanto a voi studio, non ti preoccupare, Caravalle, non ti preoccupare Caravalle, perché torno a casa più magro che mai. A voi studio. No, scusa un attimo, Ale, no? Stai mangiando. Puntini ma io lo condivido, è qua per noi, ce l'ha messo Paolo. Allora, stiamo condividendo, questo è il momento del secondo tempo. Sì, sì, no, finisci, sì. Ti vedevo che parlavi di mangiare, io devo andare a salutare un ospite. No, stavo finendo perché adesso, scusa. Sì, dimmi. Giustamente, allora salutiamo l'ospite, però prima dell'ospite devo dire una cosa, siamo andati praticamente negli spogliatoi, io sto soffrendo per loro, quindi una piccola pausetta, devo integrare, insomma, le energie che ci abbiamo messo dopo questi primi 45 minuti, sì o no? Sono sempre con te. Comunque lì per te quello, eh. Allora, sono partiti, fan da solo, possiamo anche andarcene. Esatto. Allora, eccoci qua, un collegamento dopo l'altro, perché do il benvenuto a Fernando Siani. Ciao Fernando. Ciao ragazzi, buonasera. Te la stai vedendo Portogallo-Slovenia? Sì, la sto guardando. Come sta andando Jaka Biol? Bene. Devo dire che il Portogallo sta prestando parecchio, però stanno reggendo, non hanno creato pericoli enormi, anzi, in ripartenza quasi fa lo scherzetto la Slovenia. Tra l'altro sai, qua abbiamo, ti salutano oltre al Pomerino Busato anche Stefano Pontoni, Tiziano Zampieri e Delio Meroi, e qua si diceva il giocatore che più di tutti probabilmente vorremmo tenere. E poi lo vedremo anche in una grafica, parlo per i nostri compagni qua, che tu Fernando ovviamente ti lascerò tornare a lavorare, quindi non potrai vedere, ma te lo dico io, proprio Jaka Biol, il giocatore insomma che si vorrebbe tenere, sta facendo un grande europeo. Tu come la vedi questa evoluzione del centrale sloveno? Ah, secondo me Biol è molto forte, era forte già 2 anni fa, era forte anche l'anno scorso. E infatti quando non c'è stato l'Udinese ne ha risentito tanto. Trattenerlo credo sia un'ottima idea, onestamente, perché l'Udinese non mi sembra abbia tantissime certezze, e se riesce a trattenere lui fa una cosa buona. E trovare centrali come lui non è facilissimo, perché è uno che sa marcare bene, però poi anche veloce, rapido, sa leggere tante situazioni, si sa proporre anche in avanti, è pericoloso sui calci piazzati offensivi, è davvero un bel giocatore Biol, non lo so, insomma, vediamo, perché poi di fronte ad offerte buone mi pare che l'Udinese poi non abbia mai fatto prigionieri, quindi sono curioso di vedere come si evolve il mercato. Dovesse trattenerlo sarebbe sicuramente una bella notizia per tutti. Ma lì dove sei tu a Milano, no? Che si dice di questo giocatore? È già pronto per una big? Cioè, già adesso? Sì, allora, non parliamo tanto di Biol, devo dire, nelle nostre live. Però, no, ovvio, però magari sì, vedete una partita. In cui,
Beh, certo, come no, certo, quelle volte in cui magari abbiamo affrontato il tema Udinese, cosa che capita spesso, sicuramente lui è tra i calciatori che sono meritevoli di attenzione nell'Udinese, non c'è dubbio, l'Udinese ha due o tre giocatori sicuramente di grande qualità, non so se è pronto per una big di livello alto, cioè nel senso una squadra che lotta già per vincere lo scudetto. Credo che però possa essere, in quel caso, credo sia un'ottima riserva, ad esempio, no? Potrebbe fare assolutamente il primo cambio in una big di alto livello, mentre, non so, per una squadra che lotta tra la Champions e l'Europa League, invece potrebbe anche fare il titolare, non so, in una Lazio, certo, per esempio, anche in una Roma, potrebbe essere un ottimo giocatore, sicuramente un titolare. Certo, ragazzi, siete d'accordo, Stefano, Tiziano, Elio? No. Ancora dovesse andare oggi in una top che lotta per lo scudetto, forse no, titolarissimo, ma dalla quarta, quinta... Ancora un anno a Udine. Ancora un anno a Udine, dice Elio. Ancora un anno a Udine. Sì, cioè la speranza non ha senso quella, andare cioè a fare titolare una squadra dell'Europa esatto, League, no? Anche perché è un prospetto, come ha detto bene giustamente Fernando, che ha già delle qualità già innate, che quindi solo migliorandole può veramente arrivare a essere un top player a livello europeo, perché difensori così di gamba, poi costano i difensori, ma così di gamba, ma così di lettura, perché oggi devi avere gamba e lettura, non ce n'è poi così tanti effettivamente, con una certa capacità magari di anche saper guidare la fase difensiva del reparto, e questo te lo dà anche un po' l'esperienza, ecco perché dico un ulteriore anno a Udine gli consentirebbe di maturare anche da questo punto di vista, e allora a quel punto potrebbe essere veramente pronto anche per una, certo, per una big. Io penso gli manchi poco. Essere a quel ma livello. Non solo, anche infatti, per la società. Sì, ma infatti ne ha pensato a lui l'Inter, perché non tanto per questa stagione, ma per la prossima, quando perderà De Vrij e Acerbi, che si chiuderanno i contratti. Però resto sempre sull'ottica della valutazione. Chi lo prende quest'estate fa un affare, perché il prossimo anno potrebbe valere, certo, molto molto di questo, più. Certo. Questo volevo dire. Questa è la mia preoccupazione. No, ma ascoltami, se anche resta per un altro anno qui, poi ma insomma credo che assolutamente è il punto fermo dal quale devi ripartire, Bion. Assolutamente. Volevi aggiungere una cosa? No, voglio dire che anche per la società tenerlo ancora un anno, il prossimo potrebbe anno senz'altro potrebbe essere un affare, ci vorrebbe, secondo me, se continua con questo trend di crescita. Assolutamente. Fernando, io adesso volevo cambiare argomento, perché comunque intanto volevo farti complimenti, perché so che state avendo un successo clamoroso, tu e la squadra di cronache di spogliatoio, adesso dopo una stagione che forse è stata, correggimi se sbaglio, quella della reale consacrazione per il vostro gruppo, adesso siete ogni sera live con Eurocronaca, insomma è un bel viaggetto quello che vi state facendo, una bella avventura, no, credo? Sì, innanzitutto grazie mille per i complimenti, effettivamente è una bella avventura, e stiamo provando a fare qualcosa di nuovo, e pare che le cose vadano abbastanza bene fino adesso. Abbiamo, devo dire, un grande riscontro anche da parte del pubblico, quindi insomma, speriamo di continuare così. Siamo presenti in onda ogni sera dopo gli europei, e con Riccardo Trevisani, Fabrizio Biasin, Stefano Borghi, Giorgio Pastore, e alla fine dai, ci divertiamo. Parliamo di calcio, ci pagano per parlare di calcio, non esiste un lavoro più bello di questo. Esatto, allora visto che, come detto, no, state insomma parlando di calcio, parlando degli europei, io ti chiedo anche un pochino una tua analisi, perché magari avrai visto anche più partite, credo, di me, degli europei, ma questa Italia che per la prima volta dal 2004 non va a fare i quarti di finale, che è una delle squadre che ha calciato meno in porta, che fa 10-12 tocchi nell'area avversaria, altre big per esempio ci triplicano su questo dato, con quattro formazioni diverse in quattro partite, questo non era mai accaduto in una grande competizione, a parte insomma rarissime volte, c'è stata tanta confusione. Come te la sei spiegata tu questa eliminazione dell'Italia? Perché poi in realtà, lo avevamo detto, no, anche prima che ti collegassi con noi, il gol di Zaccagni in realtà, per come era arrivato, speravamo potesse darci la scintilla per ripartire, e invece è stato veramente un fulmine, ma poi si è spenta di nuovo la luce. E definitivamente. Guarda, io onestamente
mi sto arrovellando da due giorni, perché per me la partita che ha giocato l'Italia con la Svizzera non ha nessun senso, cioè non può essere una partita che figlia di dei problemi atavici che vengono sempre dati al calcio italiano, quindi i settori giovanili che non funzionano, le strutture non adeguate, non può essere questo il motivo per cui tu fai una partita del genere contro un'avversaria che non dico sia più scarsa di te, perché evidentemente non lo è, ma di sicuro non è superiore. E io onestamente non voglio andare così lontano, cioè ho provato a darmi da solo questa spiegazione, cioè che effettivamente purtroppo io, che sono uno spallettiano di ferro, che ho amato Luciano Spalletti e lo amo ancora in ogni sua forma e dimensione, da commissario tecnico non ha ancora capito il giusto lavoro, confermarlo, giusto confermarlo? A questo punto ti chiedo, sì, questo. Sì, perché sennò ti prendi, però guarda, io direi in altre occasioni forse sarebbe stato anche giusto cambiare. Spalletti ha l'attenuante di essere arrivato a progetto in corso, ogni partita l'ha dovuta giocare alla morte, dalle qualificazioni alle amichevoli, però io onestamente non voglio essere quello che rimprovera qualcosa a Spalletti, però gli farei notare che la gestione di tutto è stata sbagliata, perché aveva iniziato anche bene, secondo me, con un primo tempo coraggioso con l'Albania, con la voglia di imporsi. La partita con la Spagna ha rovinato qualsiasi tipo di certezza che si era costruito l'Italia, secondo me sbagliando, perché la Spagna è più forte di te e non c'è nessun tipo di vergogna da ammettere che la Spagna, se tu la metti sul piano del gioco, è migliore di te. Questa cosa però ha distrutto il piano tecnico, tattico di Spalletti. Siamo passati a cambiare formazione ogni volta, a cambiare ogni volta atteggiamento, e questa cosa alla fine ha spompato completamente i giocatori, e credo anche che dal punto di vista proprio della gestione del gruppo, il fatto che Spalletti si sia imposto quasi come un padre severo nei confronti dei suoi calciatori, quindi gli ha tolto la PlayStation, gli ha tolto i social, questo è un tema, sì, non che è venuto fuori, scherzare, non potevano ridere, non lo so, io ricordo che tutte le spedizioni vincenti dell'Italia ad un certo, proprio oggi rivedevo che i ragazzi cantavano le canzoni neomelodiche, si riprendevano durante gli scherzi. Da sempre il segreto delle squadre che vincono è questo. Io non so come mai Spalletti ha deciso di imporsi così con la mannaia su questo tipo di gruppo. Ho detto che è chiaramente anche colpa dei giocatori, che non sono sicuramente dei campioni, evidentemente, almeno non tutti. Credo che solo Donnarumma sostanzialmente sia davvero un campione, e forse Barella, che però non l'ha dimostrato tantissimo. Per il resto è stato un frullatore, una serie di scelte continuamente sconfessate che ci ha portato a una partita orribile, a una figuraccia senza pari, perché io sto vedendo tutte le altre partite oggi, in tutte le gare anche le squadre sfavorite giocano, lottano, e noi non abbiamo avuto neanche questo. Guarda, non voglio dilungarmi, però ti dico solo che non vedere neanche una lacrima da parte dei giocatori dell'Italia alla fine della partita mi ha fatto riflettere molto, mi ha fatto capire che forse per loro è stato quasi una liberazione, togliersi un peso, uscire da questo europeo piuttosto che continuarlo, e questa è la cosa peggiore di tutto. Certo. Fernando, ti restituisco al tuo lavoro a Portogallo-Slovenia e alla tua Eurocronaca che andrà in onda più tardi. Grazie per esserti collegato con noi, per averci portato insomma a quella che è una visione anche più totale di quello che è l'Udinese e l'Italia. Grazie Fernando. Grazie mille. Ciao. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità e poi commentiamo nella seconda parte le parole di Fernando Siani con un video divertente. A tra poco. Allora, eccoci qua, visto che si era chiusa la prima parte di Udinese Tonight con un commento, insomma, anche abbastanza duro ma reale di Fernando Siani, vi chiedo anche a voi un commentino per chiudere poi questi 5 minuti di capitolo nazionale. L'ultima cosa che ha detto: non ho visto neanche un giocatore piangere, e questo mi fa capire che forse si sono tolti un peso, non volevano neanche vincere. Sai, io ho avuto l'impressione che non ci fosse molto feeling tra squadra e Spalletti. E questo si è visto in diverse occasioni, ci sono stati dei segnali. Ho visto a un certo punto
passare vicino un giocatore di Spalletti che non ha quasi neanche salutato fine partita. No, cioè, si è visto qualche segnale che qualcosa non è filato come sarebbe dovuto filare. In effetti forse anche il fatto di aver diciamo in certo senso messo un certo tipo di regolamenti che forse considerando che i giocatori oggi PlayStation, tutte queste cose qua è una cosa, una normalità, il fatto perché vai in nazionale, cioè tu dici veramente troppo è un qualcosa duro, è stato severo. Troppo duro perché veramente non c'è stato, cioè non ho visto quel feeling, cioè non è trasparso quel feeling tra squadra e Spalletti. E poi sai, tutti questi proclami, dire sì, la prossima sarà un qualcosa, la squadra darà, però la squadra non ha mai tirato fuori quello che lui veramente si aspettava. Secondo me probabilmente lui è anche un po' deluso di questa situazione, ma dovrebbe farsi anche un esame di coscienza. Tiziano, non mi sembravi totalmente d'accordo. No, in realtà possiamo avere tutti le nostre opinioni. Io penso che sull'operato, al netto degli errori di gestione, che sicuramente ci possono essere stati, perché Spalletti ha messo in pratica quello che ha sempre fatto nei club. Nei club arrivava, comandava, lo ha fatto anche qua a Udine ai primi anni della sua esperienza, e teneva, diciamo così, la barra dritta e il timone in una certa direzione. Il giocatore si deve un po' abituare a questi metodi. Lo ha sempre fatto, è proprio la sua storia che insegna questo. Però è anche vero che tutti sappiamo e conosciamo il valore dell'allenatore Spalletti, allenatore in quanto preparatore da campo e poi gestore anche di quella che è la partita in sé. Io quello che dico è che però se tu oggi non approfitti di questa debacle a livello... Ma quanti anni è che lo diciamo però, Tiziano? Ma lo so, ma se non approfitti adesso e continuiamo... Caressa lo disse nel 2014. E continuiamo a nasconderci dietro il fatto che ma Spalletti non ha gestito bene i giocatori. Ok, ma di chi stiamo parlando? Stiamo parlando veramente di giocatori all'altezza del nome Italia? Cioè, tu dici... Io faccio un paragone. Forse siamo semplicemente più Io dico che siamo scarsi. Io dico che siamo scarsi. Cioè, alla fine tante... Perché se io faccio un ragionamento tra Scamacca e Retteghi e Toni e Inzaghi, ma non ci vedo due categorie di differenza. Due e sono buono, secondo me. Due sono buono. Ma chi posso prendere? Donnarumma, Barella, sicuramente Bastoni. Sono arrivati anche in condizioni, soprattutto quelli dell'Inter, non magari splendide, e questo può essere un'altra apertura di dibattito. Ma torniamo un po' a capo. Se noi oggi non prendiamo coscienza del fatto che in Italia qualcosina non va, probabilmente, certo, perché giocatori di un certo livello ce n'è sempre meno, allora secondo me facciamo un ennesimo errore. Poi non ho chiaramente né una sfera di cristallo, non ho la bacchetta magica per dire si fa così, ma quantomeno proviamo a fare diversamente da quello che stiamo facendo, perché hai detto bene, qualche commentatore importante è già da 10 e oltre anni forse che dice queste cose, no? E quindi va avanti dicendo che probabilmente anche il campionato stesso in Italia non dà quelle possibilità, questo non lo so, e non dà quei giocatori, però di fatto anche lì, però non possiamo sempre nasconderci, ma l'Inter comunque è arrivata in finale di Champions, l'ha persa all'ultimo minuto, poi abbiamo portato quattro squadre in finale l'anno dopo, sì, ma a conti fatti l'Italia, cioè quindi il patrimonio di giocatori italiani lì non è mai emerso. Sì, quindi non tanto quanto siano allenanti le partite del campionato italiano, ma riuscire a dare spazio ai giovani, seconde squadre, regolamenti diversi. Certo, ci poi vuole, però fai la seconda squadra, esatto, e la Serie B emette un comunicato criticando le seconde squadre. Ci vuole qualcosa di diverso. Qualcuno che dice inseriamo il calcio nelle scuole. Ma perché no, io ti dico? Ma perché è il classico ragionamento? Una volta giocavamo nei cortili, l'ho fatto anch'io. Ma oggi non è più così, ma oggi lo dico da genitore, non mando mia figlia a giocare nel cortile, purtroppo. Non c'è più perché, la fantasia. Perché c'è un contesto sociale che è completamente differente rispetto a quello di 20 e 30 anni fa. Quindi cambiano un po' le cose. Va bene mettere la scuola, il calcio nelle scuole,
Ma perché no? Magari questi ragazzi comunque devono stare a scuola fino a una certa ora, magari nel pomeriggio un paio d'ore di calcio con un insegnante anche bravetto, visto che qualche insegnante non manca, perché comunque, prima Rino diceva, l'Ajax è tutto il percorso, diciamo, è migliorato sicuramente. Io ai miei tempi avevamo il postino, chi era più fortunato aveva il rappresentante che magari al pomeriggio poteva venire ad allenare, ma non c'era tutta questa conoscenza. Oggi c'è la conoscenza da parte degli istruttori. Poi lì, se vogliamo, anche lì c'è qualcuno che dice che è peggiorata questa cosa. Ti riapro un'ulteriore parentesi: se gli istruttori poi pensano a vincere i campionati negli esordienti, ecco che allora abbiamo capito forse ancora meno, perché si vantano di fatto di dire: io ho vinto 3 campionati nei settori giovanili a 6 anni. Ma di cosa stiamo parlando? Ma tu dovresti essere contento quando i tuoi giocatori arrivano in prima squadra. Quello deve essere quello che deve esprimere l'allenatore a livello di settore giovanile, ma lo deve essere per tutti, dalla categoria più bassa a quello che fa l'elite, a quello che fa anche banalmente, dico, il settore giovanile di un Udinese piuttosto che di una squadra di Serie A. Questo Stefano, che poi vogliamo da Rino, che voleva parlare. Sì, problemi sono, i fattori sono molteplici. Parto dalla squadra. Squadra comunque senza grinta né voglia, perché non penso che sia più tanto così più scarsa della Svizzera. Non abbiamo perso col Brasile o con la Francia, abbiamo perso con la modesta Svizzera, che ha dei giocatori che comunque giocano nel nostro campionato. Quindi io credo che lì è proprio anche una mancanza dal punto di vista caratteriale, di testa, di voglia, di grinta. Nelle scelte, perché non porti Orsolini, che viene quello da un campionato, viene da, nella sua stagione, tu devi portare anche i giocatori che arrivano nella stagione giusta. Lascia a casa Orsolini, lascia a casa Politano. Per portare 10 difensori perché vuoi giocare a 3 e poi giocare a 4. Quindi io credo che sia stata fatta tanta anche confusione nelle scelte, e che Spalletti sia un bravissimo allenatore, ma non un ottimo CT. CT deve essere un gestore del gruppo. Mancini aveva costruito più che altro un gruppo, una famiglia, no? Assieme a Vialli, a tante componenti che avevano fatto sì che un gruppo neanche lì così straordinario riuscisse ad arrivare a vincere. Anche Conte, la nazionale di Conte non era... La nazionale di Conte tecnicamente era più povera. Più non, era, non era granché, eppure è uscita a testa altissima. Sui settori giovanili ti sono d'accordo, perché ti dico, io vado spesso a seguo le squadre giovanili anche della nostra regione, quelle che fanno più risultati, e noto che i ragazzini non si divertono più ad andare all'allenamento. Ci sono tanti perché soldatini, è diventata sì, è diventata come se fosse una scuola vera e propria, non ci si diverte tanto, e quindi il bambino non va più felice, lo trova come un peso. Invece il calcio è fantasia, è divertimento, è qualcosa di ludico. Se noi lo appesantiamo, lo graviamo di tante cose, ma anche a livello di Serie A, cioè io vedo queste partite qua che mi stanno veramente annoiando. Cioè sono partite più o meno tutte uguali, tutte compatte, nessuno salta l'uomo, possesso palla eterno, e tu fai fatica, se non sei direttamente interessato, a stare sveglio, come degli europei. Anche gli europei, grandi partenze dal basso, grandi passaggi al limite dell'area. Poi quando vedi uno manca della Spagna l'invenzione, che salta l'uomo, dici, allora si può saltare ancora l'uomo? E poi l'ultima cosa che dico, un po' il coraggio del nostro calcio, ma anche dei noi addetti ai lavori, di permettere ai giovani di giocare. Cioè noi siamo la nazione in cui, se mettiamo dentro il Pafundi e fa il passaggio sbagliato, diciamo, è un incapace, non può giocare. Invece i 17enni, 18enni, 19enni, devono giocare, perché è la loro età per emergere, non possiamo aspettare. Ancora oggi diciamo Luca è giovane. No, Luca non è giovane. Luca è un giocatore Serie A. Sono d'accordo. Giovane Yamal. Posso aggiungere qualcosa? Rapidissimo, che dobbiamo andare da Rino. Va bene, una cosa veloce, voglio dire una cosa. Che il settore giovanile è organizzatissimo, Italia, benissimo tutto. Però in questi anni cosa ha creato? Tanti soldatini, tutti uguali, tutti fanno lo stesso gioco. Hanno tolto la fantasia. Quando arriva un giocatore straniero che viene da nazioni dove non ci sono settori giovanili organizzati, questi sono abituati a giocare come si giocava noi nei nostri tempi, in oratorio, no? Dove vedevi che il più bravo emergeva perché se la cavava, tirava fuori. Agli italiani hanno tolto la fantasia, i ragazzini hanno tolto la fantasia. Questi stranieri che vengono abituati a giocare in certa maniera, qualche volta fanno la differenza, ma lo vedi benissimo. Sì, sì, sì. Questo è il discorso. È vero. Rino,
Se vuoi chiudere, scatenati, che poi chiudiamo questo argomento che Guardale. Non credevo portasse via queste riflessioni in questo tempo. Rino. Ma guarda Ale, io sono d'accordo in toto con quello che è stato detto, che è stato detto in studio, soprattutto quello che ha detto Tiziano. Il discorso di questi giorni, no? Che dicevo prima, di prendersela con l'allenatore, con i giocatori, è sbagliatissimo. Noi è 10 anni che non andiamo ai mondiali, no? quindi un motivo c'è. Prima Tiziano ha detto una cosa bellissima, ha detto una volta allenavano i postini, allenavano i professori delle scuole, ben venga, perché non avevano gli interessi che hanno gli allenatori, e io parlo della categoria, perché adesso gli allenatori non sono più istruttori, gli allenatori oggi allenano i pulcini con quelle di andare a allenare la prima squadra. E quindi è un errore madornale, perché? Perché tu togli la fantasia, togli il piacere di giocare i bambini. Oggi se tu, io ho visto tante volte, sono andato a fare dei giri nei campi così perché mi diverto, quando ho un po' di tempo vado a vedere, mi piace andare a vedere i pulcini, mi piace andare a vedere gli esordienti, ma poi me ne vado, perché vedere allenatori che tolgono l'uno contro uno i ragazzetti, questa è una cosa, è una cosa che non si può vedere, perché noi adesso in Italia vogliamo fare solo tattica, ma non funziona così. Cioè Calafiori, no, per chi non lo sa, che tutti in questi giorni dicono è il giocatore del futuro, forte, ha dovuto andare a giocare in Svizzera per giocare a calcio. Certo. Ha dovuto andare in Svizzera, perché altrimenti in Italia non avrebbe mai giocato. Allora dobbiamo partire da questo. Noi dobbiamo partire da questo. Quindi la rivoluzione non va fatta all'allenatore della nazionale, va fatta proprio nel sistema, ma anche negli allenatori. Cioè l'associazione allenatori... Parlavo l'altro giorno con il mio grandissimo amico Dante, che è il presidente dell'AIAC regionale. Noi non possiamo avere un presidente nazionale che è stato un grandissimo allenatore, che è stato un grandissimo dirigente, ma che ha una certa età. Oggi bisogna capire le cose diverse. Spalletti che vieta come si dice, la PlayStation ai giocatori, sembra, tutti quanti diciamo, ma sì, perché sono viziati, ma il mondo è cambiato. Oggi bisogna anche adeguarsi a quello che è la gioventù di oggi, no? Quindi bisogna partire da queste piccolissime cose. E chiudo dicendo una cosa che mi ha sempre raccontato il mio amico Nicola Angeli, che quando lui studiava in Spagna nel 2002-2003 mi raccontava, no, che andava a vedere le partitelle nei campi nella periferia di Madrid e poi andava a vederci le partite in televisione, e quando ha visto Iniesta giocare, che era un piccoletto tipo Pafundi, no, per dirla, che era appena stato messo in campo, e dice: ma come fa questo piccoletto qua a giocare a calcio? E lì la gente in Spagna dice: ma no, questo è giocatore, aspettiamolo. Ecco, questo noi in Italia ad esempio non ce l'abbiamo. Io voglio aggiungere una cosa, caro Alessandro, riguardo un attimino a quello che si è detto fino adesso. Faccio un esempio un po' che mi tocca anche, perché comunque lo sport, in questo caso qua il calcio, è una professione seria, quindi il calcio deve essere veramente vita, serietà, dedizione, però lo è anche il lavoro. Però in qualsiasi ambiente di lavoro che si rispetti ci vuole la stessa professionalità, la stessa dedizione, però ci vuole anche la complicità, il divertimento, perché più ci si diverte più complicità si crea e più si rende nel calcio e anche nella vita lavorativa, quella reale, perché comunque il calcio comunque è un lavoro, se fatto seriamente e ci si diverte si rende sempre di più, come nelle grandi aziende. Poi ricordiamoci che un altro grande del passato, che per me è stato un grandissimo allenatore, un grande rivoluzionario, però una piccola cazzata, si può dire a quest'ora cazzata, l'ha detta, perché lui stesso ha detto che per vincere ha dovuto dire al suo Milan di fare astinenza sessuale per un mese. Secondo me questa è stata una grandissima cazzata, quindi caro Arrigo lì è toppato, perché secondo me se il tuo Milan è volato, il tuo Milan si divertiva, perché c'era guarda tanta complicità. Guarda, il più grande allenatore di tutti i tempi, e secondo me, poi
che è stato anche uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, diceva tutto il contrario, che era il mitico John Cruyff. Quindi le restrizioni non servono a nulla, esatto. Ricordiamoci questo, non servono a nulla. Tocca, insomma, utilizzare sempre quel famoso detto, carota e bastone. E magari in questo il grande Luciano, che per me rimane un grandissimo allenatore, magari potrebbe aver toppato qualcosina, visto anche le dichiarazioni di Buffon, perché Buffon, insomma, qualche sassolino lo ha lanciato, Sì, però è troppo facile, Alessandro, dar sempre la colpa all'allenatore, capito? Cioè, allora io dico, ci sta, io ho giocato a calcio, no, non a livelli così, ma insomma, allora voglio dire, ci sta che con l'allenatore tu hai qualcosetta, ma quando metti la maglia della nazionale, come metto la maglia del paese mio, io vado in campo, do 100 all'ora, do tutto, poi magari mi arrabbio con l'allenatore e dico, oh, non capisci niente, che ci sta, però in campo do tutto, io non posso pensare che i giocatori vanno in campo, giocatori che vestono la maglia della nazionale vanno in campo e non danno il massimo perché Spalletti gli ha detto, questo io non ci credo, e questa era una nazionale purtroppo con poca qualità, con pochi, hai detto tu adesso è l'orario che si può dire, con pochi attributi, e quindi bisogna ripartire da qui, ma bisogna andare a vedere più in là, no? Bisogna trovare giocatori di talento. Allora ti faccio l'esempio, Pafundi, faccio un nome così, e so che Tiziano adesso magari pensa all'incontrario, mi dirà l'incontrario perché lo so cosa pensa lui, però giocatori di questo talento qua vanno un attimino coccolati, tutto lì, poi magari fra un anno gioca più a calcio, buonanotte al secchio, ma io vado allo stadio per vedere il sombrero, il tunnel e la giocata. Il calcio divertente, comunque hai ragione, si vince tutti insieme e si perde tutti insieme, quindi le colpe sono sempre di tutti o i meriti sono sempre di tutti, ricordiamocelo bene. Però qualche sassolino, Buffon, insomma, Buffon come ex campione del mondo, quando parla non parla in vano, secondo me. No, non parla in vano, la cosa che ha detto è chiara che era riferita probabilmente all'allenatore. Però sai, quando siamo lì, quando si perde, è troppo facile, capito? Ragazzi, vai sempre contro l'allenatore, adesso non è che voglio difendere la categoria, però basta sempre contro l'allenatore, no? Ma i giocatori si vogliono prendere un po' di responsabilità, parliamoci chiaro. E allora parliamoci chiaro e diamo la palla allo studio. A voi studio. Perché, visto che parlavate, Ale, Rino, parlavate di divertimento, allora vi faccio vedere un video divertente di Mattia Zaccagni e Di Marco, che forse hanno fatto la miglior giocata nella loro spedizione europea. No, in realtà Zaccagni è stato forse uno dei pochi che ha fatto qualcosa di buono, però guardate questo video e poi alla fine capirete perché ve lo stiamo mostrando. Vado io? Ok. Adebayor, bastoni. Calafiore, Di Marco. Esharawi, Florenzo. Gonzalez, Olmo, Ibra, Juan Jesus, Kolasinac, Lewandowski, Milito, Loitink, Osvaldo, Parolo, Quaresma, Romagnoli, Saviola. Taviano. Ma perché Taviano? Perché magari Taviano lo conosceva. Ma non è un calciatore. Il gioco doveva essere, diciamo, un nome di un giocatore per ogni iniziale. Taviano, quando l'ho visto, anch'io sono morto. Ho detto, ma Taviano è meglio di Totti, possiamo dire. Cioè, quindi, dicevamo possiamo prima, dire non è che ce ne fossero magari tantissimi, però Totti, però un Totti, no? Non so, Tovén. Turam, Trezeguet, cioè ce ne avevi. Taviano. E quindi un salutone a Marco Taviano. Bene, chiudendo questo, insomma, piccolo siparietto sul
sull'ironia, insomma, di Marconi e Tavian, che salutiamo. Però bomber numero 9 della rappresentativa giornalisti FVG, Marco Tavian, quindi... Quindi vale. Vale. Vale, allora ritiriamo tutto. Allora, è il momento della grafica del nostro gioco che abbiamo provato a fare questa settimana con le opinioni di Zampieri, Meroi e il nostro amico Stefano Pontoni. Verso il futuro, chi vorreste tenere in assoluto, dove, in che reparto bisogna intervenire e, se ovviamente mercato permettendo, dovessero rimanere, da chi ti aspetti il salto di qualità? Queste sono le tre domande che ho posto ai nostri amici e guardate, cosa notiamo? Che in assoluto 2 su 3 vorrebbero tenere più di tutti Yakabiol, ed è un discorso che è venuto fuori anche prima. Il salto di qualità invece ognuno se lo aspetta da un giocatore diverso, quindi questa è una cosa curiosa, ma guardate un po', dove intervenire? Sugli esterni, allora io vi faccio sentire un servizio che abbiamo preparato proprio relativo agli esterni, perché poi andiamo a ragionarci insieme, perché insomma non siete gli unici che dicono bisogna andare a rifare un po' il look sulle corsie laterali. Il servizio. Nell'Udinese manca Pereira, nella Juventus non c'è Vlahovic, ma per entrambe le squadre questa è una partita che vale tantissimo. L'Udinese per inseguire una salvezza che inizia a diventare complessa, la Juventus per restare aggrappata all'Inter, ed è la Juventus che inizia col piede forte, pigiato sull'acceleratore, ci prova Chiesa, ma Okoye dice di no, e poi ancora la Juventus che cerca di... Si dice sempre che in un modulo come quello che utilizza l'Udinese, ovvero il 3-5-2 o il 3-4-2-1 che dir si voglia, siano fondamentali gli esterni. E si è detto anche che in questa stagione, per il tipo di gioco espresso dalle zebrette, a mancare siano state appunto soprattutto le corsie laterali. Ed è vero, per motivi diversi Esibue, Ebosele, Camara e Zemura, senza dimenticare anche João Ferreira, non hanno reso secondo le aspettative. Ci si aspetta quindi una mini rivoluzione sulle fasce, rivoluzione che però per essere attuata ha bisogno in primis di una condizione, liberare degli slot, e in questo senso servirebbero offerte che al momento non stanno arrivando. In realtà la fascia sinistra non ha fatto neanche male, Zemura ha deluso certo, ma perché ci si aspettava tanto da lui qualche sprazzo del giocatore che potrebbe diventare, si è visto, ma non è bastato. Più continuo è stato alla fine Hassan Kamara, che magari non avrà i picchi qualitativi di Zemura, ma che ha garantito ordine ed esperienza senza quasi mai incappare in prestazioni del tutto insufficienti. E alla fine il titolare della corsia mancina è stato lui. Le vere difficoltà, se così si possono chiamare, si sono viste a destra. Tutti ci si aspettava la crescita e la conseguente esplosione di Festi e Bosele, uno dei giocatori più rapidi della Serie A. È migliorato difensivamente, ma non è cresciuto dal punto di vista offensivo. Il classe 2002 ha delle potenzialità enormi che però non riesce ancora ad esprimere. Ancora troppo confusionario ed inconcludente quando si tratta di determinare e fare la differenza nella metà campo offensiva, fatto dimostrato da continue scelte sbagliate in momenti chiave. Deve migliorare poi anche nella lettura dei momenti, appunto. È giovane, è vero, ma ancora tante lacune evidenti da limare. Più esperto invece Kingsley Eizibue, che ha l'attenuante di aver vissuto una stagione complicata per via dell'infortunio al crociato di un anno fa, che ne ha ritardato la preparazione. In ogni caso, il classe 95 è sembrato molto affidabile dal punto di vista dell'attenzione difensiva, senza mai però essere in grado di pungere veramente davanti. E anche in questo caso è troppo poco. Il ruolo di quinto è difficile, serve essere presenti in entrambe le fasi, altrimenti ne risente il gioco di tutta la squadra. In attesa di capire se verranno fatti investimenti in quelle zone di campo, l'Udinese intanto si aspetta una crescita anche dai giocatori già presenti in rosa. Allora, premesso che nessuno dei quattro esterni, no, durante l'anno ha avuto dei picchi di rendimento stile Molina e Udogie, tanto per citarne due, però non tutti e quattro in assoluto hanno avuto forse una stagione completamente negativa. Cioè, in molti dicevano: io comunque un Camara che me lo porto a casa, che so che la sua partita da 6 me la fa. Tiziano Zampieri, parto da te. Nel fuori onda tu mi dicevi, allora, in quel ruolo lì, nel modulo che utilizza l'Udinese, come gioca l'Udinese, non può bastare il 6. E allora ti chiedo di partire da qui per farmi un ragionamento sugli esterni. Non può bastare il 6, e ti dirò di più, bisognerà, e sicuramente lo stanno facendo, capire anche quelle che sono le caratteristiche che il nuovo allenatore vuole assolutamente avere dai suoi esterni.
Perché è vero che all'interno di una rosa tu puoi avere un esterno più di gamba, un esterno più tattico, uno più offensivo e uno meno offensivo. E questa è la logica della completezza di gamma che tu devi ovviamente avere. Però devi partire anche da una tua idea. Allora, quest'anno, quello che ci hanno dimostrato i quattro che hai citato, purtroppo per varie problematiche che sono emerse, non hanno, secondo me, spiccato, come hai detto tu, e quindi diciamo che si può dire che sono stati tra il 5 e il 6, voglio dire. Poi chi ha fatto, come hai detto bene, magari Camarà ha dato la sensazione di essere più presente, più disciplinato tatticamente, di avere magari interpretato forse in determinati momenti il ruolo nella maniera migliore. Però magari Zemura può essere considerato quello che ha uno spunto un po' diverso, maggiore, la capacità magari di saltare anche l'uomo, la gamba un po' più frizzante, un po' più fresca rispetto a Camarà. Se vado a destra posso dire le stesse identiche cose, al contrario, tra Ezibue e Bosele, dove però magari da Bosele ci si aspettava un certo tipo di crescita che non c'è stato rispetto all'anno prima, e di Ezibue invece una conferma che magari anche per, insomma, sappiamo che comunque rientrava da un infortunio pesante, non è stata da parte sua data questa conferma, diciamo, della crescita che era stata fatta comunque da Ezibue fino al famoso infortunio. Quindi quello che voglio dire è che secondo me sarà importante capire anche quelle che sono le caratteristiche che si vuole avere da questi benedetti esterni. Quando arrivò Molina, io faccio questo esempio, e venne adattato a fare l'esterno, diciamo, più basso che alto, perché? Perché arrivò comunque come quarto alto, in Argentina lui faceva il quarto alto, ok? E venne poi, gli venne insegnato come si difende, ok? E, infatti lui giocò poco poi i primi 6 mesi. Bravissimo, poi quando imparò un po' a difendere, perché bastava un po' a difendere, perché poi ne hai 3 dietro che ti danno, esatto, una mano, voglio dire. Quindi tu dici, quindi devi difendere, lì, però quel ruolo lì secondo me ha più una connotazione, esatto, ha più una connotazione offensiva che difensiva. E lo stesso Udoge, che arriva e lo esaltiamo nel momento in cui fa la sgroppata, va in mezzo al campo a giocare, fa l'1-2, si presenta al tiro e magari lo bacchettiamo, perché così è successo, perché magari qualche diagonale difensiva non era proprio corretta al centimetro. Ma certo, mi sta bene piuttosto, dico, come concetto, perché giocando con 3-5 o 3-4 e poi fantasia, quello che c'è, questi due signori qua sono quelli che ti danno la gamba per arrivare là, per arrivare al cross, per mettere dentro palloni, per venire anche a giocare dentro il campo, perché è questo quello che serve, un po' di brillantezza nel fare quel tipo di ruolo. Quest'anno abbiamo visto tante corse dritte, dritto per dritto, su quella linea, che però non davano che cosa? Sì, imprevedibilità. Un po' troppo scolastiche, Stefano, sei d'accordo con l'idea di Tiziano? Cioè, gli serve avere un po' di estro? No, rendimento nel complesso è insufficiente, a tratti anche gravemente insufficiente in alcuni episodi. Però, guarda, se io devo guardare al prossimo anno, qualcuno mi prenderà per pazzo, ma tra i quattro mi tengo Zemura e Bosele, per questione di età e per questioni che... Se impara anche Bosele con i mezzi fisici che ha, se impara a essere un po' disciplinato, se impara a stare dentro la partita, forse riesce a costruire un giocatore. E anche ripeto, per l'età che hanno Camara e Zibue, non vedo un percorso di crescita in loro due. Mentre negli altri due ci vuole tantissimo lavoro, però vedo che magari c'è un margine. È ovvio che tu comunque devi andare a investire su due esterni, sicuramente, almeno 2 su 4. Elio? Le fasce sono importantissime. Secondo me la squadra, se vuol crescere, deve veramente metterci un puntello in quella zona lì, perché è tutta lì. Ne traerebbe anche, diciamo, traerebbero
beneficio certo. Anche gli attaccanti, capisci? Se hai abbiamo fatto prima no? L'esempio di un Lucca servito poco, servito male, isolato, esatto. Non solo dal compagno di reparto, ma anche perché i palloni sull'esterno non gli arrivavano. Esatto. E ne sono arrivati 2-3 e ha fatto quei 2-3 gol. Secondo me, sì, quello che hai non è sufficiente, veramente lì devi intervenire. Devi quindi, dare quel salto. Insomma, c'è un motivo se 3 sì. su 3 mi avete elencato quel reparto assolutamente più di altri. Rino, sei anche tu? Intanto vedo che ti diverti lì col Poma. Vi becco se vi distraete. No, scherzi a parte, siete abbiamo d'accordo? Sì, sì, però state tranquilli perché scoop. Abbiamo uno scoop. Abbiamo uno scoop. Che combinate? Abbiamo ancora la possibilità, qualche amico sintonizzato su TV12, di collegarsi tramite gli amici anche. Quindi c'è lo scoop, attenzione. Lo scoop delle ore 22:37, signori. Posso presentarlo qui. Io? Lo deve presentare lei, io lo svelo piano. Posso? Piano, anche perché non si parla. Posso? Mai dei non presenti. Chi abbiamo qui? Marco Tavian senza cravatta. Ah, Marco Tavian senza cravatta per noi. Quindi adesso, se avete il coraggio, continuate a dire a Marco quello che dicevate prima, quello che diceva Zaccagni. Dai, Marco, puoi dire quello che pensi comunque. Beh, due cose, Ale, voglio dire, perché stavo guardando la partita, però mi sono fischiato in orecchio e ho dovuto per forza prendere la linea. Scusate se mi intrometto così, però due cose. La prima, non si parla mai degli assenti, regola principale. Ma la cosa più importante è che Rino e Alessandro hanno sempre ragione. Ah, l'ha detta. Allora, io e Rino abbiamo sempre ragione, signori. Comunque avete ragione anche voi, Però oggi abbiamo fatto lo scoop su TV12. Marco Tavian senza... cravatta! Mamma mia. Incredibile, io quindi, non pensavo esistesse un esemplare di Marco così. Fischiate le orecchie. Scusa, stai Ale, non è colpa mia, ma cosa ci devo fare io? Se qualcuno mi nomina anche quando non ci sono. Hai ragione. Hai ragione voi due, siete veramente fantastici. Condivido al 100% il vostro pensiero. Solo il vostro pensiero. Bene, allora caro Marco, noi ti ringraziamo e ti lasciamo vedere questo Portogallo-Slovenia, perché qua mi sa tanto che sarà una partita veramente tosta. Ma vabbè, vuoi farci un pronostico su questa partita? Lo facciamo solo per loro? Ce lo fai? Supplementari, credo addirittura calci di rigore. L'ha detta, supplementari calci di rigore. Va bene Marco, intanto ti salutiamo e continuiamo con la trasmissione seria. Salutami la tua signora lì a casa e ci vediamo presto. Mandi Biel. Allora, abbiamo salutato anche Marco, abbiamo fatto lo scoop anche su TV12, grandi scoop, qui ormai non però, ce n'è più per nessuno. Però Ale, l'hai chiuso di brutto, L'ho chiuso di brutto, l'ho segato sui saluti. No, perché stavo parlando ancora. Stavo parlando ancora, però l'abbiamo segato. Allora, insomma, si è fatto un bel discorso, bella tematica, fasce, non fasce. Bellissimo. Però, alla fine, stringi. Stringi, dobbiamo sistemare, però come ho detto prima, dobbiamo seguire anche le direttive del mister, perché ripeto, questo è un allenatore nuovo che arriva con idee nuove, è stato scelto apposta, sono stati fatti 2 anni di contratto, quindi ci sono tante cosette nuove. Cioè, io dico, ma guarda, questa cosa qua la dico anche a tanti tifosi che mi chiedono, che mi fermano. Bisogna avere pazienza, perché se è stata fatta questa scelta qua, fidiamoci, no? Fidiamoci e aspettiamo, perché tutti quanti dicono, ma non abbiamo preso niente. Non abbiamo... Ma cosa devi prendere? Devi prendere tanto per prendere, no? Quindi aspettiamo un attimino le direttive dell'allenatore, sicuramente già con la dirigenza staranno facendo qualcosetta e aspettiamo fiduciosi, perché voglio dire, diamo a prendere gli esterni, ma se lui non vuole esterni? Ecco, domanda, e questo è il problema. Tutte queste cose qua che dobbiamo aspettare e dobbiamo vedere quello, le direttive dell'allenatore. Credo che dopo un po' di anni che abbiamo visto magari sei allenatori con un anno di contratto, con la squadra già fatta, credo che quest'anno magari c'è qualcosa di nuovo, no? Aspettiamo. Però adesso è l'ora di tirar fuori i Sassolini, perché sono tutti concentrati sui tuoi Sassolini. Quello che dicevamo prima, il sistema del calcio italiano, cos'è che funziona e cos'è che non funziona? Caro Rino, adesso puoi dirlo. No, l'abbiamo detto prima, cioè io dico solamente che adesso, lasciando stare quello che è successo con la nazionale, perché è troppo facile prendersi con l'allenatore, prendersi con i giocatori, noi dal 2014 non andiamo più da nessuna parte, no?
a parte gli europei che abbiamo vinto con Mancini, che secondo me aveva un'idea, e qui Marco, se c'era qui adesso collegato, mi avrebbe sicuramente attaccato, ma Mancini un'idea innovativa ce l'aveva, era quella di lanciare i giovani, di portarli dentro, di fargli sentire l'odore dello spogliatoio, l'odore importante ai giocatori importanti. Faccio un nome così a caso, Profondi. Noi poi abbiamo detto l'ha portato lì e l'ha bruciato, non è vero, in altre nazioni giocatori così poi sono esplosi. E noi dobbiamo imparare da altri, quindi dobbiamo cambiare, però dobbiamo tornare a quello che era una volta, che c'erano gli istruttori di calcio. Noi invece purtroppo, e questa è una battaglia, guarda, che lo dico con cognizione di causa, perché sono stato, ripeto, tanti anni dentro l'AIAC, che è una grandissima associazione, ha fatto tantissimo per gli allenatori, però noi dobbiamo capire che quando si tratta di ragazzi dobbiamo fare gli istruttori, non gli allenatori, perché se facciamo gli allenatori con quella di volere arrivare nelle prime squadre non andiamo da nessuna parte. E purtroppo negli ultimi anni gli allenatori ormai l'allenatore è diventato un po' la pensione, tra virgolette, del giocatore, e questo secondo me è un po' sbagliato. Sono d'accordo con Rino. Quindi intanto a voi studio, caro Alessandro, intanto ne approfitto per salutare anche la mitica Alessia, che è lì sintonizzata insieme a noi, insieme a nonna Anna. Quindi ciao Ale, ciao Anna. Allora, visto che dovevo fare anche un saluto, mi ha scritto Alessio, ora non so se è un caso, saluto Alessio, me l'hai fatto venire in mente, è mezz'ora che devo ricordarmi, ogni volta guardo lì, come si chiama, devo ricordarmi di salutare. Quindi un salutone Alessio e anche Michael che ci hanno scritto ancora tra gli altri questa serata. Rino diceva una cosa, mi collego qui, no, per aprire l'altro discorso, bisogna vedere poi in realtà, noi facciamo tante chiacchiere, cosa vorrà l'allenatore. Allora, lunedì prossimo potremmo già avere qualche volto che torna, anzi prima in realtà, perché tra il 4, 5, 6, 7 all'incirca in quei giorni lì, quindi questa settimana, weekend, i ragazzi torneranno dalle vacanze, primi test, poi si inizierà a lavorare, 10 giorni circa dall'8 al 18 di pre-raduno a Udine e poi via a Bad in Austria fino a fine mese, 13-14 giorni fino al 31 luglio, quindi in realtà noi abbiamo finito ieri. Con questi europei sembra che la stagione in realtà non sia praticamente mai finita e noi lunedì cominciamo un'altra stagione. Cioè, noi lunedì cominciamo un'altra stagione e siamo qui ancora a chiederci come si sostituisce Wallace, che qualità deve avere il nuovo centrocampista, deve essere un volante, deve essere un metodista, deve essere uno più tecnico. E alla fine poi, giustamente come dice Rino, sarà Runjajc. Non dico a fare nome e cognome perché non si fanno qui queste richieste, però... caratteristiche di un certo tipo, quello sì, no Stefano? 3-4-2-1 è il modulo che vorrà, penso, interpretare, che poi è il modulo con cui abbiamo chiuso. Allora ti faccio una domanda, la stagione. Sarraga, se è il 3-4-2-1 il modulo da cui ripartire, che è quello con cui anche ci siamo salvati, lo vedi? È lui che potrebbe essere il giocatore a prendersi le chiavi dopo Wallace? No, dici di no. No, ma non perché non abbia le caratteristiche di palleggiatore, ma perché credo che lì l'Udinese voglia mettere un giocatore già fatto, più già pronto, perché è veramente un ruolo cruciale della squadra. Tu ti aspetti quindi un innesto importante a centrocampo, nonostante i Lovrici, Pagero? Sì. Con Zarra, cioè tu devi averne 4. Al momento ne hai 3. Il quarto, secondo me, è un giocatore. Non arriva un quarto giovane, non arriva una scommessa, dici? Secondo me. Cioè arriva un giocatore magari dall'estero, ma che comunque ha già un certo tipo di percorso. E che caratteristiche, Tiziano, allora dobbiamo aspettarci da questo giocatore se questo, sposi l'idea di questo Stefano? Questo lo indicherà l'allenatore. È chiaro che è lui che darà l'input per dire ho bisogno di un centrocampista di gamba, piuttosto che ho bisogno di un centrocampista di manovra. Ma l'ha già detto in conferenza stampa. Sì, esatto, lui ha bisogno, già detto di manovra. No, chiudevo il concetto. Lui dice... In conferenza ha detto io ho bisogno di uno che inizi a prendere in mano il gioco e quindi di un play, di una figura di questo tipo. All'interno di quelli che restano, dei centrocampisti, tu individui un play? Solo Sarraga, che però... Io faccio un po' fatica, se posso. Io faccio un po' fatica perché anche Sarraga mi ha dato, in quel poco che l'abbiamo visto, il meglio di sé nell'inserimento, nell'andare a giocare quasi sotto punta, nel ruolo diciamo da terzo, ok, nel centrocampo
del centrocampo a tre. È vero anche che l'abbiamo visto talmente poco, posso dirti, questa è la mia personale opinione, che magari non abbiamo scoperto effettivamente il giocatore, mentre su Pajero e Lovric un po' di idee chiare ce le abbiamo e penso che nessuno dei due sia quel giocatore che parte, che Lovric che cuce, ci ha provato però, non l'abbiamo visto, non ti vedo convinto risulta, su, no, su non sono convinto di questo, sono anche lì convinto che sia più un centrocampista magari di gamba, di inserimento, ma oggi anche un ipotetico 4-3-4, quindi coi due, non è più da vedere come un calcio vecchio, i due bloccati lì fermi. Oggi il calcio è dinamico, quindi questi due centrocampisti sono due che devono buttarsi dentro, sono due che se uno va, l'altro al limite si ferma, ma deve essere gente che comunque la gamba ce l'ha. All'interno di questo devi trovare delle caratteristiche anche di personalità nell'essere quel giocatore che magari si abbassa all'interno della linea dei tre e cuce il gioco e inizia ad andare lì a prendersela e magari a impostare la giocata. Secondo cosa me, diciamo, Elio? Secondo me la società accontenterà l'allenatore perché qui farà una richiesta ben specifica su quello che gli serve. Cioè, senz'altro la società non andrà a fare esperimenti, seguirà secondo me l'indicazione dell'allenatore che rappresenta secondo me la miglior soluzione. Sì, cioè è assolutamente sensato anche pensare che possa essere così. Visto che siamo quasi in chiusura, poi andremo a fare un ultimo saluto con Rino, con il Poma. Parlando di centrocampisti, cari ragazzi, oggi ha chiuso ufficialmente la carriera Gökhan İnler e l'ha fatto con un messaggio sui social, con le foto, con i suoi trofei, con le maglie che ha, possiamo vederlo nelle immagini che abbiamo raccolto dal suo Instagram, dove lui insomma comunque ha ringraziato per il viaggio che ha fatto, un viaggio spettacolare, ha detto lui, un viaggio che l'ha portato a giocare 713 partite con 9 trofei. Questo è il messaggio di Gökhan İnler, che ha chiuso un primo viaggio, adesso ne comincia un altro, che è quello che ha cominciato di base con l'Udinese. Qua ufficialmente la foto saluto col Beşiktaş, perché lui fino a ieri era ufficialmente un giocatore del Beşiktaş, e quindi insomma speriamo che faccia, possiamo dire così, una carriera, anche la metà di quello che ha fatto da calciatore andrebbe credo benissimo per... Centrocampista totale, cioè forse, è stato un grande, no? Qua sì, in... forse uno dei centrocampisti che hanno segnato un po' a Udine l'epoca moderna, perché aveva, faceva interdizione, ma aveva anche costruzione, aveva gran tiro, un gran bel centrocampista. Un gran centrocampista, qual è un ricordo che vi portate? Ma no, ma io penso che guarda, la trade union tra il calciatore e il nuovo ruolo sia proprio quella sua forte personalità e intelligenza calcistica che dimostrava in mezzo al campo, secondo me, e quindi questo può far ben sperare, ma lo dico per lui, come nuovo ruolo, certo, dove effettivamente è un ruolo completamente diverso da quello che avevi fino a ieri in mezzo al campo. Però se determinate caratteristiche di leadership, di capacità di leggere i momenti, ti accomunano anche in questo percorso da dirigente, allora hai vinto. Ecco che allora hai fatto un bel bingo. Assolutamente. Ma il fatto che abbia anche riscelto Udine, no? È stato scelto, abbia citato Udine, vuol dire che ha lasciato il segno nella sua carriera Udine, ma non solo calcistica, ma anche forse come ambiente. Il fatto di tornare a Udine... ripartire da qui, ripartire come di fatto qui, metaforicamente era partita la carriera da calciatore. Un messaggio che volete lanciare in vista della nuova stagione, visto che questa è fatto l'ultima puntata della stagione 23-24, adesso scavalliamo di là, andiamo nella stagione 24-25... Ma allora, io ti dico una cosa, appena aprono il botteghino degli abbonamenti, sarò lì a fare l'abbonamento. Ecco, dunque questo è già messaggio. È una come posso dire, un qualcosa di fiducia nei confronti di quello che verrà fatto. Tiz? No, avere fiducia sicuramente in questo rinnovamento, perché questo lo vedo veramente come un anno con la scelta fatta proprio di distacco proprio con un allenatore diverso da tutto quello che si poteva pensare, che in realtà sia veramente come dire, la chiave di volta nei confronti di annate, le ultime non eccezionali da un certo punto di vista, ma chiaramente per affrontare un nuovo percorso devi avere anche quel
pizzico di follia, di pizzico di sana follia, ma devi avere anche quella fiducia, perché vai a affrontare un qualcosa che non conosci effettivamente a tutti gli effetti. Quindi diamo tempo al tempo, lasciar lavorare e poi giudicare. Stefano? Sì, concordo con Tiziano, perché anch'io lasciar lavorare non conosciamo, quindi non possiamo giudicare a prescindere, ma da grande sognatore quale sono, ti dico, mi auguro che A, teniamo Samardžić, perché non lo vedo, cioè non mi sembra questa l'estate in cui deve andare via, sarebbe un'estate in cui non è così valorizzato come il suo talento, e io mi auguro che, un po' come fece De Paul, la prossima rimanga. Resti spaccare l'Udinese veramente, prendersi magari anche quella 10 che balla di Deulofeu, e poi sai che il Nino ormai me lo sogno di notte, può essere l'estate del Nino. Allora ragazzi, io vi saluto perché poi andrò dal Poma, che mi lancerà il suo video, dove anche lui è uno dei protagonisti, realizzato con Bob Sinclair a Lignano. Quindi intanto saluto. No, volevamo farti i complimenti, il tuo esordio è stato direi un esordio bravo. Grazie ragazzi, è stato un piacere, mi avete reso tutto facile. Ovviamente poi tornerà la nostra Giorgia Bortolossi, che salutiamo nuovamente, però intanto grazie a Leo Meroi, grazie a Tiziano Zampieri e a Stefano Pontoni. Grazie a te, Ale. Grazie ragazzi. Poma, vengo da te. Telegrafico, saluto Rino, saluto te. Allora facciamo così. Intanto, un saluto al tuo fantastico studio, caro Alessandro, anch'io ti faccio i complimenti. Però adesso passo la parola, prima di passarla a Paolo, al paron di casa, al nostro Rino. Sì, volevo fare i complimenti ad Alessandro, sei stato un degno sostituto di Giorgia. Bravo Alessandro. Grazie anche ragazzi. Se Giorgia è insostituibile, io te lo dico. La nostra super donna è insostituibile, però Alessandro è stato bravissimo. Giorgia è Giorgia, però non era facile. È come quando tu vai a sostituire Roby Baggio, no? È impossibile. È mica facile. È impossibile. Però quella volta Baggio è stato sostituito da Totti, no? Adesso Giorgia sa che se vuole rilassarsi un po' di più, magari sa che ha una spalla degna per la conduzione di questo fantastico programma, che è di Giorgia Bortolossi. Comunque, noi ringraziamo il paron di casa, il nostro Paolo. Grazie Paolo. Di niente, è stato un vero piacere. No, il piacere è tutto nostro. Vi voglio solamente sbloccare un ricordo. Voglio sbloccare un ricordo a tutte le persone che sono magari collegate adesso qui con noi in questo fantastico locale, il Ramandolo, perché nonno Guido ha portato il Ramandolo a Udine, signori, perché il Ramandolo nasceva dove adesso c'è Rugantino, nel 1942. Era l'osteria Furlana, tutti si ritrovavano lì a bere Ramandolo e non solo. Dopo, nel 61, tramite insomma la sua famiglia, c'è stato questo colpo di genio, costruire questo bellissimo locale qui, perché loro sono gli ambasciatori del territorio, vendono il territorio, come vedete vendono cose veramente molto molto buone, cose da gustare qui in Piazzale Chiavris. Perché si chiama Piazzale Chiavris? Non lo sapete, ve lo dico io: perché pascolavano le capre, era un borgo rurale qui, e loro con questa grandissima famiglia ci hanno veramente creduto, gli davano dei pazzi, invece hanno costruito questa cosa bellissima che si chiama Ramandolo, un punto veramente di incontro per tantissime persone, anche tanti stranieri che amano la nostra Udinese. A proposito di questo, vi voglio dire una cosa: abbonatevi, beh, invece non si abboni chi non ama l'Udinese. Ve lo dico subito: chi non ama l'Udinese può rimanere a casa. Eccoci qua, non è polemica, però grande, chi non ama l'Udinese, ragazzi, può rimanere a casa. Grazie, il resto che si abboni, perché quest'anno ci dobbiamo divertire tutti insieme. A voi studio, grazie ancora, ciao Ale. E allora ciao ragazzi, ciao all'hotel Ramandolo, un saluto a tutti, grazie per essere stati anche voi collegati con noi. E allora Poma, da lì a Lignano, Bob Sinclair, e con questo chiudiamo questa puntata di Udinese Tonight Estate. Ciao. Claudio, dove ci troviamo esattamente in questo momento e cos'è il Fight Club Tennis Project? Siamo al tennismo di Lignano. Il Fight Club Tennis Project è un progetto di beneficenza che mette assieme i tennisti di tutte le età, di tutti i generi, in un torneo accattivante, velocissimo, che dura un solo pomeriggio e dà come principio ispiratore il fatto di metterci della musica durante tutti i match.
Vediamo alle tue spalle che si stanno giocando un match a due persone importantissime. Abbiamo Bob Sinclair, non c'è bisogno di presentazioni, DJ di fama assolutamente planetaria, e assieme a lui abbiamo Paolo Lorenzi, 30 del mondo in classifica mondiale, adesso direttore tecnico per la federazione e giocatore di assoluto valore. Meglio come numero uno della musica o meglio come numero uno del tennis? No, grazie. You know, tennis is... It's amazing for me. It's really the most amazing sport in the world. The hardest one in the world, actually, I think, because you need to be strong in your head, strong physical, the ball, always different balls, different surfaces, so it's unbelievable. They are athletes, you know, real athletes. Un bel ritorno in Friuli-Venezia Giulia per Bob. Assolutamente. Bob, grandissimo appassionato di tennis. Quando da Adriano ho saputo che avrebbe partecipato ad una serata al Charlie, l'idea folle da tennista appassionato, e sapendo che Bob è estremamente appassionato di questo gioco, perché non organizzare un qualcosa di particolare per lui, un match di tennis con un giocatore di fama mondiale, portarlo qui a Lignano e vedere cosa succede. Anche perché lui ha sempre detto nelle sue interviste che lo sport, in questo caso il tennis e il cibo, insomma, gli allungano la vita. Beh, secondo me lo dimostra vedendo come è messo fisicamente, in forma direi perfetta. E prima ho visto che stavi parlando un pochino con lui, cosa vi siete detti? Ma lui, la prima cosa che mi ha detto è che il tennis è il suo primo mestiere, la musica viene dopo. Questo lo dice tutto sulla passione per il nostro sport, quindi un qualcosa che ci accomuna. I always try to associate sport to my DJ thing, because my job has always been associated to drugs, alcohol, cigarettes, you know. People think I'm taking cocaine every day to survive, you know, and I never tried anything, you know, even alcohol. I take bananas, so that's it. So no, it's not about it. It's about to say that I fight for my job, you know. I fight really hard about the image of my artist discipline, you know. Artist job is very important. Ti ha voluto scegliere proprio il campo 6, perché questo campo? Campo 6 perché lui ha chiesto di giocare in una superficie dura, quindi non la terra rossa tanto amata dagli italiani, ma il sintetico. Senti, godiamoci questo match allora. Beh, assolutamente sì. Che avversario è stato, Bob? È stato un avversario duro, perché mi aveva detto che ultimamente non aveva giocato molto, ma invece uno slice difficile da gestire, un buon diritto, quindi direi che può lavorare. Fra qualche anno lo vedremo al top. Tra la musica, tra lo sport, soprattutto il tennis, è uno che non molla mai. È bellissimo il messaggio che sta dando, perché poi alla fine lo vediamo, sta benissimo fisicamente, ha voglia di fare sport, e credo che questo sia un messaggio importante. E abbiamo parlato di Sinner come vero numero uno, insomma, lui ci ha dato l'ok. No, ci ha dato l'ok, ha detto che va benissimo, è il primo italiano. Innanzitutto, diciamo, abbiamo iniziato con Sinner, speriamo rimanga il più lungo possibile, e poi speriamo che a questo punto ne avremo altro di numero uno in Italia. Non fermiamoci. So che stai lavorando per il futuro, cosa ci dobbiamo aspettare? Possiamo dire che come Federazione Italiana Tennis e Padel non ci fermiamo qua. L'obiettivo è di avere sempre più tornei in Italia, di averli sempre di altissimo livello. Adesso abbiamo Roma, abbiamo Coppa Davis, abbiamo detto ATP Finals, ma stiamo cercando anche di portare più tornei per i giovani, e credo che sia solo l'inizio per il tennis. Ma il campione di tennis può diventare un campione del padel o viceversa? La vedo dura, perché poi alla fine la differenza col padel è che si usa la parte dietro, la parte dei vetri, quindi un tennista è sicuramente avvantaggiato per il padel, però ci vuole molto molto tempo per arrivarci. Per un padellista diventare forte a tennis credo sia ancora più difficile. Mariana, una bella giornata all'insegna dello sport, della musica e della vita. Assolutamente. Che cosa chiedere di meglio? È stato un pomeriggio davvero divertente, abbiamo visto dei campioni in campo, il campione di tennis come Paolo Lorenzi e Bob, campione, grande artista della musica, divertirsi, scherzare e passare un bellissimo pomeriggio in mezzo a tanta gente. Abbiamo parlato di questo sport a livello nazionale, perché insomma l'Italia è in cima al mondo adesso grazie a Sinner. Tra l'altro ne ha parlato molto bene anche Bob. Tu cosa pensi di questo momento? Assolutamente, guarda, mi fai venire la pelle d'oca quando parlo di Sinner, perché è un campione come risultati, ma è un campione anche nella vita. Ogni volta che fa dei commenti lascia tutti a bocca aperta. Finally an Italian number one. Yeah. Finally, and you are back on European Cup. Cosa pensi di questo territorio e poi qual è il tuo sogno nel cassetto? Perché sappiamo che hai ancora dei sogni nel cassetto. Beh, è come tornare bambina, e tutto sembra essersi fermato quando torno qui. E c'è anche un modo di vivere diverso,
è un po' più lento, c'è qualità nelle cose che si fanno e veramente ho delle belle sensazioni, come ho già detto, che mi sembra di tornare indietro nel tempo. Un mentore, una persona eccezionale. E i grandi si vedono dalla grande umiltà e lui ha dato dimostrazione di umiltà, di professionalità, di performance. Ragazzi, ha giocato a tennis come un vero campione. E ho i brividi, emozionato, dopo tanti anni trovare un'emozione così è perché davanti abbiamo veramente un talento, un grande uomo. Senti, la banana e il potassio sono già pronti? Sono già pronti, come da richiesta e da rider lui ha tutto sotto. Ci vediamo stasera allora? Assolutamente sì, per i massimi. Mr. Charlie, Bob Sinclair. Estate.